L'esistenza la guardo da questa montagna, dove sono giunto come un nomade, in cammino con l'amarezza nell'animo, per parlare con i pensieri e con il cuore, bisognosi della mia attenzione, senza rimpianti. Nomade è il mio nuovo nome, nomade affinché io possa camminare fino all'infinito, nomade è il mio nome, nomade è il mio nome. Aspetto qua, in questo posto, dedicato alla bellezza del silenzio e alla eleganza della natura che mi circonda, senza chiedere né chi io sia né da dove provenga né cosa abbia fatto io, senza rimpianti. Nomade è il mio nuovo nome, nomade affinché io possa camminare fino all'infinito, nomade è il mio nome, nomade è il mio nome. E sono nomade e sono libero, io sono libero, libero nel tempo, nel pensiero, nello spazio e nello spirito. Io sono libero e non ho paura, e non mi incontro ogni giorno senza rimpianti. Nomade è il mio nuovo nome, nomade affinché io possa camminare fino all'infinito, nomade è il mio nome, nomade è il mio nuovo nome, nomade affinché io possa camminare fino all'infinito, nomade è il mio nome, nomade è il mio nome, nomade è il mio nome. Intanto, io intanto mi aggiusto i capelli. Allora, siamo in diretta? Sì. Oh, metto di aggiustare i capelli. Dunque, buonasera. Siamo qui al Macro per la presentazione dell'incontro con Escamotage. Ora abbiamo la presentazione della plaquette poetica di Giovanna Iorio, che è qui con noi in diretta da Londra. La vediamo in regia? No, non ancora. Aspetta un attimo che giriamo la camera per chi ci sta seguendo. Un po'? Ma di sicuro. Meglio. Il fuso orario, ragazzi, un'ora sembra. Buongiorno, buon pomeriggio, vedo degli amici che sono da casa. Ciao a tutti. Ti salutano. Ciao, ciao, ciao. Allora, io inizierei a parlare intanto della plaquette. Quindi qui abbiamo appunto doppia immagine, Giovanna fa vedere sul telefono, noi siamo qui con la plaquette, ora rischiara, e vorrei subito parlare dell'immagine in copertina. In copertina abbiamo un'opera grafica di Anna Maria Zuppetti, una rivisitazione del punto di vista, possiamo dire. Compaiono infatti 12 differenti raffigurazioni, non so se in regia sta mandando anche split screen la copertina, è possibile mandarla? Arriviamo. Arrivano con lo split screen, intanto facciamo vedere questo. Quindi compaiono 12 differenti raffigurazioni dello stesso occhio, che sottolineano istanti delle diverse emozioni, 12 per ogni mese dell'anno.
quest'anno, potremmo dire. E ti volevo chiedere, Giovanna, qui con questa plaquette inizia la vostra collaborazione con Anna Maria, con Aida Maria? No, in realtà Aida l'ho conosciuta proprio in occasione di questa plaquette, perché anche è un'amica di Elio Grasso, e Elio Grasso ha scritto la prefazione, e parlando con Elio di quello che immaginavamo anche, no, potesse essere un'immagine ideale, Elio faceva molto l'idea della farfalla, no, della leggerezza della farfalla, ma anche dell'occhio, perché come sai, insomma, questa raccolta ha molto a che fare con il modo in cui si osserva la quotidianità, no? Lo sguardo. E quindi è stato lui a suggerire quest'opera di Aida Zopetti, che secondo me era splendida, cioè andava benissimo per l'opera, per illustrare, diciamo, una rischiara. E poi tra l'altro Aida ha anche fatto la copertina di un altro libro che è uscito più o meno qualche settimana dopo, di racconti, con un'altra immagine, insomma. Quindi sì, diciamo, due dei libri hanno le sue copertine, le sue opere, che mi sembra un dono bellissimo. Ottimo, sì, infatti qui funziona. In realtà l'immagine, vorrei ricordarlo, nasce a colori, poi anche sì, per l'esigenza editoriale abbiamo proposto a Aida di farle bianco e nero, e funziona molto bene anche questo tipo di lavoro in bianco e nero. Mi sembrava che fosse intenta. Che immagino come che mi attenderò risultasse così efficace, insomma, mi piace molto. Poi questo è un punto importante per me, piccolo, sottile, però no, c'è tanto di mio qui, e sono accompagnata da Aida, dalle parole di Elio Grasso, quindi insomma, dalla tua cura, no? Perché Yolanda abbia fatto delle belle. Il rapporto tra editore e autore è fondamentale, assolutamente. Ah no, secondo me è la parte migliore, perché poi dopo si crea insieme, no? Un libro si crea insieme anche. Quindi i tuoi suggerimenti sono stati molto belli, anche da. Ti ricordi quando parlavamo degli asterischi, no? E vorrei ricordare, infatti, se è possibile vedere in regia, vorrei ricordare che il coeditore è anche dietro la regia insieme a Video Pallarin, che cura la diretta, Valerio Di Gian Felice, ed è lui che ha proposto l'ipotesi di questi fiorellini asterischi che funzionano benissimo all'interno della suddivisione delle riflessioni che sono custodite in questa plaquette. Senti, ma ecco, ti volevo anche fare una domanda, ovvero il titolo, Ora rischiara, come mai questa scelta? In realtà, come sai, ci sono 26 frammenti, no? 26 tasselli di un mosaico. Questo il libro in realtà è molto, molto breve, non fatto di frammenti, però sono 26 tasselli, e uno di questi appunto rivela anche il titolo. E Ora rischiara è anche un po' intraducibile, ci sono, come sai, le traduzioni di Rosneid in inglese, però era abbastanza difficile tradurre Ora rischiara, perché in realtà questo è un po' per tempo e dell'ora che è rischiata, e quindi non è soltanto now, istante presente, ma è l'ora che abbraccia il passato, il presente e anche il futuro. Quindi è un po' una macchina del tempo questo piccolo libro, nel senso che si parla della memoria, e la memoria è la nostra macchina del tempo. Per cui il mosaico è complesso, e Ora rischiara è forse la chiave, una delle chiavi per poter vedere le cose in una percezione multisensoriale e multitemporale. Non so se mi sentite bene, non ho un ritorno della voce mia che un po' dà fastidio, però spero che sia un problema per voi. Qui in sala non ce ne accorgiamo, forse ce ne accorgiamo in streaming, sentiamo la regia che ci dice, c'è un ritorno? Ok, perfetto, no, non c'è. Okay. Quindi dicevo, Ora rischiara è un po' una delle chiavi di lettura. È molto difficile per me parlare delle mie poesie, perché non faccio finta di saperne di più avendole scritte, anzi forse ne so di meno avendole scritte, però sicuramente l'intento è quello di ripercorrere la memoria e di illuminarla con questa che è la magia delle parole, della luce, no? Io sono questi una delle prime che riescono meglio, voce e luce.
che si torna sempre in questa rima, un po' come se il suono delle parole sia una luce essa stessa. E quindi anche lo sguardo a volte diventa luce essenzialmente. Però insomma è un po' complesso da spiegare. Sono veramente molto brevi e molto, come dire, un po' difficili da leggere, anche perché, come sai, volontariamente non ho messo la punteggiatura, proprio perché aspetta che ci sia il bisogno di fermare, di fermarsi secondo i tempi della lettura, ma invece vorrei cedere una lettura un po' più, come dire, legata al finire del tempo, anche con questi frammenti senza punteggiatura. Non capisco solo io. Ma è giusto, sei l'autrice, quindi vogliamo sentire assolutamente la tua voce, la tua descrizione, che adesso comunque tra poco ti inviterò anche a leggere, ma poco fa infatti hai ricordato che la prefazione è quella di Elio Grasso e vorrei leggere una piccola parte, quindi poggio un attimo il telefono sulla scrivania e leggo appunto la prefazione, la parte di prefazione che compare in quarta di copertina. Ok, sì. Vicende di casa e di strada, di parole concernenti il voyage che prima di essere scritte si scrivono. L'invisibile sotto di me è la faccenda indicata da Giovanna come se niente fosse, come se il mondo non si esaurisse. Questo fa finta di niente riporta a galla luoghi fantastici e universi in cui poter vivere. Una specie di tributo stemperato in poche pagine, ma bastante a tenere in vita giochi infantili e giochi adulti con la sempre presente apprensione che il rifugio venga stanato e scomposto. Ecco, queste sono parole veramente incisive, parole che raccontano molto bene, poi ovviamente la prefazione è anche più approfondita e più accurata di Elio, che appunto descrivono un po' l'interezza dell'opera, che appunto, come ricordavamo, è una piccola plaquette ma molto preziosa perché all'interno c'è praticamente un'infinità. E infatti io vorrei proporre di leggerci qualcosa, anche se possibile in doppia lingua, perché ricordiamo poi le traduzioni sono appunto a cura di Rose Snape, quindi se puoi leggerci in l'una e l'altra lingua. Sì, è una buona occasione anche per ringraziare Marco Solodoni, appunto il suo team di traduttori, appunto c'è Rose Snape che questa volta si è occupata di questa plaquette, ed è sempre un dono quando c'è la traduzione, no? Quando arriva anche un'altra lingua. Sì, io quindi comincio a leggervela. Io comincio dall'inizio, perché forse è proprio così che va letta la plaquette, si comincia dal primo frammento. Forse voleva finire quel pensiero tortuoso, un sentiero sulla casa di pietre lisce dove il suono delle cose più lieve. Se chiudo gli occhi mi sono bianca, ascolto le ossa della casa, all'improvviso sono bianca, meditata dalla luce, scorre sulle cose e sulla voce, se chiudo gli occhi. Il cuore è stanco, il suono di una buccia di una grottaia, saprebbe fare il meglio di questa piccola unghia che graffia sul vetro, chiede di uscire, chiede di entrare. Sul tavolo una tazzina azzurra, che forse è il cielo, con le labbra sul precipizio, presto sospesi si sfoco. Sono i primi 4 frammenti, diciamo che questo viaggio nel tempo comincia con un pensiero tortuoso, che appunto forse sono fatti di mille sentieri tortuosi i nostri pensieri, no? E ripeto, per me è molto, la poesia sta diventando una sorta di macchina del tempo, per tornare indietro, nelle case dove ho abitato, ormai sono tantissime, dalle persone che mi hanno lasciato, che ci sono più, ma che continuano ad esistere. E questo pensiero tortuoso che riporta indietro il filo rosso, no? Che tiene tutti i tasselli. E poi c'è questa idea del precipizio, che sembra un viaggio orizzontale, ma in realtà è un viaggio in verticale, il precipizio che si scorge, no? da questa tazzina azzurra, perché ovviamente è soltanto un modo per far cominciare il pensiero, a volte ci si sofferma a pensare sull'orlo di una tazzina di caffè e si trasforma il colore in un cielo, in un precipizio, in una caduta, in un altro tempo. Sì, questi sono in inglese, se vuoi leggo anche in inglese, non so, beneficio pubblico internazionale. Maybe you wanted to end the tortuous stone path as far as the house of smooth stones where the sound of things soft.
If I closed my eyes, I'm not in this room anymore. I listened to the house bones. Suddenly, a white maid's voice in life flowed over me and over my voice. If I closed my eyes, my heart is tired. The sound of a drop in a gutter do better than this little nail that scratches on glass. It has to go out, it has to come in. A light coffee cup on the table might be the sky. I push my lips up over the precipice and remain suspended on the sound. Rimango sospesa sui suoni, sospesa sui suoni. Mi piace tanto anche la versione inglese, dire. Quindi grazie a voi. Grazie Giovanna. Io volevo anche ricordare che purtroppo appunto siamo in diretta e come ci faceva osservare Lorenzo Poggi che è qui con noi, un pochino l'audio qui a mano logicamente è un po' così, quindi magari dopo... Come ciao Enzo, un saluto. E quindi magari dopo rileggeremo qualcosa anche qui se abbiamo tempo. Nel frattempo vorrei chiederti comunque di leggerci qualcos'altro. Ok, continuo? Vai, sì, un altro. Ok, un nuovo, vi leggo, vado un po' avanti. La lentezza è un altro elemento importante dell'osservare le cose accanto a sé, a volte non le vediamo perché siamo morti troppo in fretta. Oggi guido piano e guardo le cose che scorrono accanto veloci e in me c'è una lentezza nel cuore, una delizia, forse così guarisce il corpo, un'imbarcazione all'ancora dello sguardo. Io resto impigliata alle cose, mi segue un falco, vedo la sua ombra sull'asfalto, guido piano. E poi c'è questo omaggio a Edith Gibbon qua, che è un poeta che secondo me ben interpreta benissimo insomma, l'idea della memoria, no? del tornare indietro con le parole, e quindi questo è dedicato a lui. Oziosa e bianca una cosa ignora il temporale imminente, ero uscito quanto soffro nella sua lunga china. Devo liberarmi da queste immagini, qualcosa fuori dal centro stesso delle cose. Sono un bambino che suona il flacco, perché ogni istante terreno è un crocevia. O un salto dalle mani bruciate, ravvivate, insegnami a recitare, a caso, i versi di Yvonne. E poi c'è Nabokov che rivela il segreto della leggerezza dell'aria delle farfalle, che mi cerca sempre di fermare con gli spigli. Il profumo sottile delle ali della farfalla, sulle dita confesso di credere al tempo, cifre nascoste di un tappeto magico, due parti diverse del disegno e che i visitatori inciampino fuori. La gioia più grande dell'essenza del tempo viene quando trovo farfalle rare e piante e l'estasi è qualcos'altro di difficile da spiegare, essere tutti. Sole e pietra e becco e sfoglio. Questi due frammenti sono particolarmente cari perché sono proprio due delle parole delle poesie dei brani di Nabokov e di Beauvoir che mi hanno ispirato. Insomma. Grazie Giovanna. Senti, io volevo dirti allora che in questa plaquetta appunto è un percorso, un sentiero che diventa comunque pensiero, che conduce alla casa, all'ascolto, all'intimità. Questa raccolta contiene e contempla l'importanza della voce e qui ci leggo appunto un legame con un progetto molto importante che hai ideato, che è Poetry Sound Library. Ce ne vuoi parlare? Prima di invitarti a parlare del progetto vorrei chiedere alla regia di mandare il video che ci hai spedito, così ci parli anche appunto del video. Ok, grazie. Aspetta un attimo che la regia mi fa un cenno. Un minuto? Un minuto. Siamo in diretta. Ma andiamo 40 secondi. Allora, nel frattempo incominciaci a parlare appunto di Poetry Sound Library. Allora, a questa mappa che accoglie le voci dei poeti di tutto il mondo, anche in tutti i tempi, ovviamente tutti i tempi registrati, perché ovviamente non siamo, sono solo voci, abbiamo fatto la tecnologia, insomma.
e quindi ha ormai un anno di vita. È una mappa su cui, come sai, si può spostare con un click i poemi del passato e del presente. E io mi piace anche del futuro, perché molti giovani, o anche non giovani, insomma, molti che non hanno la possibilità di farsi sentire in questo modo possono essere ascoltati. È uno strumento, quindi non è altro che uno strumento, però è uno strumento che ha delle potenzialità molto, molto interessanti, perché unisce, perché crea un'isola un po' ideale, no? Un'isola che non c'è, è un po' un'utopia, praticamente, di creare una mappa dove l'ascolto sia la caratteristica principale. Infatti questa mappa crea le condizioni ideali dell'ascolto, perché uno si mette in sintonia con ogni voce e l'ascolta. E sì, la voce è importantissima, lo ricordo nel contesto della poetessa Library, perché ovviamente quando ci manca una persona cara, quando viene a mancare un poeta, è vero che rimangono le sue opere, però si perde la sua voce. Non è una violenza infinita quella che subisce una poesia quando si stacca dalla voce del poeta. E quindi io mi sono riconosciuta che farò di tutto per recuperare le voci, quelle ancora state registrate, cioè tutta una serie di persone, poi ambasciatori della voce, tu sei un ambasciatore della voce, che è appunto un esercito che si mette a registrare, a fare le voci e a invitare. Ed è anche un progetto molto democratico a mio avviso, perché ci sono selezioni, ci sono competizioni, si abbassa molto, no? L'ansia della competizione, ma è un concorso ed è aperto a tutti. Sì, assolutamente, è una partecipazione piena, una partecipazione anche di esperienza di poesia, quindi nasce anche un bel dibattito tra poeti che magari non si conoscono, che attraverso, grazie alla mappa di poeti Santo Libra, che si possono mettere in contatto, quindi è sicuramente un'operazione molto interessante, vedremo ancora che belle, così come stiamo vedendo anche un certo tipo di esperienza visiva che nasce appunto dalle voci. Sì, mi faceva piacere, questa è una cosa che appunto è venuta fuori dal mio interesse per la voce in assoluto, quindi cominciando a ne ho ascoltate tantissime voci sulla mia mappa, e sono, per il momento ci sono 1300 voci quasi, e comunque ogni volta che facevo un lavoro di modifica delle voci, magari per togliere del cuscino o altro, si va a lavorare sulla forma della voce, no? Quindi sulle waveform, sul spettrogramma, eccetera. Lo spettrogramma secondo me è meraviglioso, perché appunto è l'impronta digitale della voce ed è quello che forse meglio riesce a far vedere l'integrità, no? La particolarità di ogni le caratteristiche di ogni singola voce. E ovviamente infatti ho utilizzato delle opere che sono artistiche, quindi interpretazioni, però c'è un algoritmo molto complesso da spiegare che suggerisce i colori per ogni voce che ha il viso. E con questo algoritmo che ho creato insieme ad Alan, che è un amico, ci invitiamo a scoprire i veri colori dei poeti e anche degli amici, no? Anche le nostre. La mia no, non ancora, non ho avuto il poi. Scusami un attimo, Giovanni. Sì. Ditemi, io non lo so. Stiamo vedendo adesso il video, mi dicono dalla regia che stiamo vedendo il video di cui ci stai parlando, ma sappiamo anche che ci sarà presto una mostra di queste. Sì, allora la prima mostra c'è stata a Bath, al Fringe Art Festival, che questo è molto importante anche perché il festival che si svolge una volta all'anno e porta un po' delle novità, fa vedere un po' delle novità, e questo è stato a maggio. Adesso qui a Lucca, fino al 5 gennaio, le voi scuole sono in mostra in un'altra gallery qui, Lexi Gallery, è un posto molto interessante, e quindi ho fatto stampare su diversi supporti più di 30 voci, 34 per importando sia i poeti del passato che alcuni poeti contemporanei. E poi adesso sono felicissima perché la sezione al fondo Alfonso Gatto con Filippo Trofa, insomma, mi ha invitato tutti voi forse a Salerno, e quindi dal 13 al 20
gennaio saranno in esposizione a Palazzo Genovese, ma poi andranno a Pestu e poi andranno a fare in altri posti d'Italia e poi qui a Londra ci saranno ancora altre mostre. Sì, insomma, piaccio molto, devo dire. Benissimo, lo vedo, un progetto interessante e poi appunto è bello vedere che il colore viene estratto dalla voce dei poeti, quindi a ogni poeta il proprio colore, il che sì. Ci passerà appunto in un mondo colorato. Sì, però la cosa bella è che non ce n'è uno brutto e uno, cioè, mentre per la poesia puoi dire non mi piace, non mi piace, cioè, questi sono tutti belli secondo me, allora qui non litiga nessuno. Hai ragione Giovanna. Allora, vorrei ricordare che per chiunque volesse la copia di Ora di Schiara è possibile o rivolgersi direttamente all'autrice o rivolgersi all'editore o digitare su qualsiasi motore di ricerca Ora di Schiara, edizione scamontaggio di Giovanna Iorio e troverete appunto la possibilità di averlo online. E allora Giovanna, noi ti mandiamo un grande saluto, un bacio, un abbraccio dal Marco, salutare Giovanna, regia, inquadriamo il pubblico. Ciao. Che saluta Giovanna, dai, nonostante le feste, nonostante sia il 28 dicembre, comunque c'è gente tra noi e ci stanno seguendo anche da casa. Ci sono domande, qualcuno vuole fare delle domande? Domande, Giovanna propone delle domande, qualcuno delle domande? Domanda? Me la sono cavata? Bene. Me la sei cavata? Grazie Giovanna, un bacio, a presto, e ripeti, seguici su Facebook oggi e poi, perché più tardi ci saranno sorprese che ti riguardano. Bene, dai. Io purtroppo sono venuta qui a Londra e quindi sono rifugiata in un bar, però sì, mi seguo il telefono adesso. Ciao, grazie, un bacio, ciao, un bacio, ciao. Benissimo, e ci vediamo alle 16 per il prossimo incontro. Vai con la grafica 3:16, grazie. Eccoci di nuovo, tornati al Macro. Buonasera. Buonasera. Un applauso da parte del pubblico, vediamo il pubblico. Ora presentiamo l'antologia Insoliti livelli di salute, dove con la presenza dei poeti qui al Macro e alcuni al telefono leggeremo, appunto faremo il reading delle poesie. L'antologia vorrei ricordare che sarà disponibile in formato cartaceo a partire da febbraio 2020. Ora qui al telefono con noi Luca Benassi. Ciao Luca! Luca, ci sei? Ah no, scusate, ho spento io l'audio. Luca, ci sei? Eccoci, ciao, buonasera Luca. Come va? Buonasera a tutti, tutto bene, tutto bene. Grazie per averci raggiunto telefonicamente al Macro. Grazie a te Iola. Allora, ti lascio lo spazio per la lettura della tua poesia. Sì, ti ringrazio. Intanto saluto tutti quelli che sono in sala. Volevo ricordare in prima battuta Fabrizio Bianchi, che è mancato, credo, oggi o ieri, era un ottimo poeta, un caro amico, e insomma lo ricordo anche in questa lettura. Grazie, Luca. La poesia che leggo si intitola Diabete. Di me non si possono amare gli incroci delle vene, le nervature verticali dei lati dove il sangue dolce si mangia la carne nel precipitare degli asterischi,
C'è chi mi legge così, nell'equilibrio dei numeri, delle unità, nella plastica affilata dei cateteri, nella guerra degli organi, nel sogno cristallizzato dei divieti. Più di tutti mi amano gli alieni. Il loro scattare sommesso nel tondo concesso della pelle. Sanno entrare senza giudizi, con la fede tiepida del perdono, precisi quanto basta a dirmi che neanche tu hai il coraggio di guardare dove sono peggio, a capire fino in fondo il dolore che si annida al bordo nella lucentezza sintetica della fiata. Grazie. Grazie Luca Di Tutto, ci rivediamo allora nel 2020. Ci rivediamo nel 2020. Buona serata, buon pomeriggio a tutti e buone letture. A presto, ciao Luca, grazie. Ciao, grazie, ciao. Ok, abbiamo al telefono Francesca Farina. Ok, mentre aspettiamo, appunto abbiamo la telefonata e quindi vorrei ricordare chi partecipa, tutte le persone che hanno partecipato a insoliti livelli di salute, ovviamente l'elenco è in ordine alfabetico. Leopoldo Attorico, Luca Benassi, Carlo Bernardi, Giulia Bertoggio, Silvia Bove, Fernando Della Porta, Davide Cortese, Tiziana Corusso, Claudio Monattini, Iole Chessa Olivares, Angela Donatelli, Francesca Farina, Giovanna Iorio, Fausta Genziana Leviane, Rita Facilio, Roberto Piperno, Lorenzo Poggi, Irene Sabetta, Marino Santa Lucia, Eugenia Serafini, Patrizia Stefanelli e Giovanni Rossi, che tra l'altro Giovanni Rossi è qui con noi e praticamente fa da coordinatore e sostenitore di tutto l'evento qui al Magro, quindi grazie Giovanni per, la tua, per il tuo sostegno. Abbiamo al telefono Francesca Farina? Sì. Ok, qui invece telefoneremo intanto a Rita Facilio. Francesca! Francesca! Aspetta, non so se è aperto il studio. Ecco, sì, così. Francesca? Sì, eccoci. Allora, saluta qui tutto il nostro caro pubblico che è qui al Magro, gli amici al Magro e anche a casa, perché siamo anche in streaming. Ciao Francesca! Ciao, ciao Yolanda! Allora, ciao a tutti! Ti salutano! Sicuramente ci saranno molti amici che conosco. Sì, sì, siamo qui. Allora Francesca, vuoi leggerci la tua poesia? Certo, titolo è Clinica ematologica. Ho mandato questa poesia perché tu appunto mi hai chiesto di mandare una poesia sul dolore, sulla malattia. Sono giusta? Va bene. Esatto, sì, sì. Va bene, allora comincio. Dolore. Che giungi saltato e tu, ganglio cerebro spinale, che vibri nell'oscurità, oscura gravità del tutto, scusate, nell'oscura gravità del tutto, pura dolenza e dolcezza, ansito dell'anima morta, ansito del corpo disfatto, notte sonora e lucente, splendore nel buio dei sensi, abbandono alla corrente degli occhi, sguardi assonnati, panna e miele del sonno, calzari d'acciaio e piombo, cupa radice del male. Essere senza fondo, male, latrina del mondo, audace tempesta del sogno, mortifera spada che nuoce ai gangli cerebrospinali, potenza dei sensi, morte, morbide cosce del sonno, splendore degli agi,
coltrici di nubi, gravezza di neve, gladioli, sparsi riccioli del sonno, grandezza di ghiacciai nascosti, piramidi di neve perenni, insensate tempeste del dolore. Grazie. Grazie. Un abbraccio a tutti e tanta salute a tutti. Grazie, ci rivediamo nel 2020. Un abbraccio, Yolanda, grazie. Ciao, al 2020. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo in linea. Perfetto, passiamo con il passaggio. Chiunque vuole, chi può sedere. Vai, qui per sedere. Non so se è il numero. Dobbiamo telefonare Fausto. No, lì non c'è il numero. Rita! Pronto? Pronto? Eccoci! Ciao Rita! Ciao! Benvenuta qui al Macro in Voce! Grazie! Allora Rita, ti invitiamo a leggere la poesia che fa parte di Insoliti Livelli di Salute. Va bene. Grazie. Devi farti sottile per rimanere sottile presenza. Erba primaverile in questa fitta foresta dell'autunno. Cancellare la replica dei baci, ogni euforia, e partire per altri continenti. Così perdonerai la qualità dell'ignoto, la reggenza traballante rubata alla candela profumata, poggiata tra il mondo e i suoi significati. Ringraziare le venature della viola in attesa di sbrindellare l'amaro del viaggio, devi prendere in prestito la parola dell'addio, sottoscrivere la paura che il mare ha un altro cielo, e poi rimanere ladrone dell'abito steso al sole, una vaga macchia, e basta. Grazie Rita. Grazie, a presto, ciao. Grazie a voi per tutto il tempo con la poesia. Grazie, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Bene, in attesa che ci raggiungano telefonicamente gli altri poeti, invito qui Giovanni Rossi, che fa parte dell'antologia, a leggere la sua poesia, e da qui in poi è lui stesso che gestirà l'invito dei poeti. Non serve. La poesia si chiama Diagnosi bipolare. Era lunga la notte a guardarla di rovescio, come un vino tracannato fino all'alba e ancora. Ad occhi aperti, altrettanto strani, sono giorno e luce. Viva l'intermittenza, sono lucciola ubriaca che corteggia i lampioni. Le mie emozioni, cani rabbiosi che corrono e altri che stramazzano a terra. Ho un padrone distratto, affitta la mia serotonina a ormoni insolventi. Ora stesa sul letto, una chitarra in mano, un dizionario di russo ai piedi, ma stavolta valutato, già altre le non dicevo. Dormirò per 2 settimane nuda e senza sapore, cibo, acqua e latte. Dirò ciao a Rossi immaginari, suonerò l'unica nota concessa. Eppure vorrei tuffarmi in un mare senza ombre, vorrei contemplare una luce soffusa, ma il ciclo dei miei anni non conosce tramonti, non contempla stagioni. Grazie. E ok, allora io chiamerei qui alle prime file. Lorenzo Poggi, a leggere la sua poesia.
Ok, ho nascosto, ma c'è. Perdere colpi si chiama. Poi arrivò il momento di cominciare a salire i gradini del nostro scontento per questa macchina che perde colpi. Salendo si cominciò a contare e poi a guardare in basso. Certo che vista da qui quella stolta valletta in cui giravamo come pavoni ha perso senso. Adesso che si va in giro col bilancino del farmacista, cambiano pesi e misure. La salute non è più dovuta, bisogna guadagnarsela e alzarsi con gioia la mattina, perché un altro giorno si apre per strappargli il cielo che ci vuole nascondere. Convalescenza, tergiversare sospesi come fantasmi al mondo, nei risvegli della convalescenza. Decifrare si riducono all'osso e l'alfabeto dell'essenziale riacquista la sua importanza. La sorpresa che fa tempo è quella dei volti che si rivelano alla luce e che ci rimettono al mondo, con la sicura delicatezza dei gesti e dei discorsi. Come i nuovi padroni accolgono il cucciolo, strappato alla chiave, che deve ricominciare a fare lunghi sorsi di vita. Iori Kenzo Olivares, vuoi venire a leggere? Sì. Abbreviazione di fibromialgia, una patologia che molti conoscono. Allora, alla fibro in pausa. Al rogo la fibro, reclama una voce giù in fondo alla gola. Chiudo così il libro nero della malattia, lasciando in un angolo della copertina il dubbio vivo, bruciante. Ho veramente girato l'ultima pagina? Chissà. Occhio, occhio alle mani, alle fessure fra le dita. Lì entra la luce, pronta a tenere i sintomi in pausa, a preparare una lunga carezza se ancora una volta la grande nemica si affaccia con il pacco d'oro di dolori, la tempesta di brividi, gelo, caldo e ancora gelo su tutto il corpo, in caduta libera, fino al grido improvviso, il debito di lacrime. Grazie. Bulimia terrena. Il microfono. Non abbiamo la spiegazione.
Bulimia terrena. Bulimia terrena. Vabbè, Giulia. Bulimia terrena. Dondolo tra nausea e voracità. Siedo al banchetto delle parti, a bagno di fazioni e ideologie. Partecipo al pasto onorifico del mondo, mi ingozzo di opinioni. Scrivo il pezzo di oggi, condotta di eliminazione che ne segue. Il mistico sa che dovrei solo astenermi dall'effimera notizia, che l'unica sazietà è il digiuno. Chiamo Roberto Piperno. Noi la spostiamo poco poco, sì lo so, ma dato che è orrenda che è quadratura. Lui è un uomo sulla ossigeno. Ossigeno è una morbida parola che ci segnala l'unica certezza di qualunque essere vivente che assorbe per la vita una sostanza potente che coinvolge l'intera esistenza, dal primo respiro all'ultimo istante. Così l'ossigeno accompagna sempre tutti e incontrando l'idrogeno fa subito amicizia e si trasforma in una nuova sostanza, H2O, acqua, essenziale per chiunque che circola ovunque per dare un'altra forza a tutto ciò che esiste dentro l'acqua e soprattutto le terre. La vita si abbella ovunque a questa limpidità e anche nel mare l'ossigeno è presente. E così qui vivono innumerevoli esseri che si moltiplicano a tutte le altezze, un po' differenti, accanto alle rocce, se è più caldo o più freddo, o se vivono in alto o sul fondo del mare. Un ospicio di salute. Marino Santa Lucia. Senza ossigeno, senza acqua non esisterebbe. In salute. Non qua, mi metto qua così. No, no, però guarda qui perché non mi fai. Va bene. Ah, questi versi sono scanditi da una riflessione per tutti quelli che come me girano in tondo dentro al proprio io e sgomitano per cercare una posa un po' più comoda. Sono vetro e ti aspetto. Canto l'onestà finché le mani legate a questo bicchiere mezzo pieno sciolgano col calore i pensieri bassi, fermi, sulla coda della pietra. Non è difficile notare in me la donna che rispecchia l'altra metà, dove svolazza il piacere e il dolore, trionfi della vita certa. Su un bacio intatto, audace, come la perfezione dell'adolescenza, quando tutti si avventurano verso il gnoto. Grazie. E se qualcun altro fa parte dell'antologia non l'ho segnato perché magari è arrivato dopo. Anche la prego. C'hai comunque il programma, eh? Ah, segui il programma. Sì. Allora, questo testo si chiama Piccoli e Grandi. Solo un attimo è passato e sono di là. Dall'altra parte loro, le voci, il brusio, luci bianche al neo. Mi sono sempre chiesta che cos'è che ci rende uomini fragili. Cos'è che ci fa tremare, che impaurisce potenti, annienta grandi capi, smorza il sorriso e i soli. Non è soltanto la paura di perdere il denaro, la faccia, la sorte. La morte ti passa accanto, il dolore ti passa accanto,
e trasformano il gigante nella formica, con un breve soffio gelato. A volte vorrei fuggire via di qua per ritrovarmi in uno spazio sacro, dove tutto è compiuto e leggero, il corpo sano, oltre le dimensioni del tempo. A volte una mano delicata, uno sguardo che mi legge dentro, a farmi sentire un puntino nell'universo, piccolissimo eppure indispensabile. Ma io vivo e voglio farlo disperatamente, bevendo ogni istante dalla coppa della vita. Chiedo una proroga, un patto, mi impegno ad amarmi, ad amare oltre ogni ragione, come fanno i pazzi, come fanno i folli, rompendo ogni barriera ed ogni costrizione. Silvia Bove. La follia. Antichi saggi, uniti a voci comuni, avvisavano. La vita è prezioso tesoro, di cui ognuno nasce dotato, pietra alchemica d'amore, tesoro di vita, non inestinguibile. Non credere che la follia non esista, arriva, gratuita, quando è languito ed è rimasto nulla del tuo tesoro. Slittai nell'unica porta rimasta aperta e fui preda della follia. Quella casa ho abitato come rifugio, casa senza spiragli, luce, né opere tattili. Per nulla affascinante la follia, ossessivo ingombro, densa, densa, ma colma di niente, in cui sei solo corpo a fluttuare, morto, non morto, privo di pensiero. Si torna a vivere dopo essersi pianti folli, s'esce stringendo quel residuo tesoro, s'aprono gli occhi per causa cauta sorpresa che un solo lampo di vita autentica può trapassarti il corpo fondendo la luce. Leopoldo Attonico. Luca Benassi? Tutto il telefono. Davide Cortese? Sta Libari. Sono tutti fuori. Tiziana Colusso? Non c'è. Claudio Comandini? No, non c'è. Non è arrivato. Angela Donatelli? L'hai chiamata prima. Fausta Genziana Lepiane? Non c'è. Eugenia Serafini? Non c'è. Patrizia Stefanelli? Non c'è. Allora ti do il cambio. Grazie Giovanni, è andato benissimo. Allora, volevo ricordare intanto alla regia di poter mandare le immagini di copertina dell'antologia. Ma in diretta, mi ha detto Marco. Videocamerino, scusa, ma sai questo microfono? E quando lo dici? Apro. Allora, volevo ricordare alla regia di mandare l'immagine di copertina che sta andando. L'immagine che vedremo poi è questa qui proiettata a parete, come vedete, quella è proprio l'immagine che sarà all'interno della copertina ed è a cura dell'artista Stefano Salvi che ci ha appena raggiunto e che invitiamo qui. Appena arrivato subito! Ciao, ben arrivato! Allora, siamo in diretta, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo e dunque, quest'opera, un po' la quarta, tu sei anche street artist e volevo Raccontarci. Allora, quest'opera in particolare parte dal via dell'universo, quindi fondamentalmente l'universo come specchio di qualcosa di molto più complesso che noi non riusciamo neanche forse a volte a capire, ma solo a percepire, quindi c'è tutto il gioco di questa specie di ombre o non ombre, o comunque di forme apparentemente astratte sull'occhio, proprio perché l'occhio riesce a percepire. Quindi,
più o meno ho voluto esaltare la capacità percettiva, quindi tutto ciò che riguarda ciò che non è conosciuto o che potrebbe essere conosciuto. E questa è un'opera che nasce su... sull'universo, era una mostra collettiva che parlava dell'universo, quindi ognuno doveva dare un'interpretazione all'universo, quindi ognuno doveva in qualche modo cercare di sottolineare il suo come percepiva e pensava l'universo. E quindi questo è stato un modo per celebrare questo tipo di sensazioni, di emozioni, di pensiero. Ottimo. Senti, ci sono altri lavori che tu hai fatto e che tu hai proposto appunto, sì, in strada, sì, ed è la proiezione seguente, sì, delle opere, ne abbiamo appunto scelte, sì, un paio, sempre, sì, anche dedicate a volto femminile. Sì, sì. In questo caso come lavori? Lavori prima facendo un bozzetto o... No, di norma lavoro sul bozzetto, comunque normalmente cerco di entrare in contatto con lo spazio, con il luogo dove devo andare a fare quest'opera, e quindi mi relaziono in questa relazione, poi piano piano comincio a germogliare l'idea, il modo in cui poi realizzare l'opera, anche poi relazionandomi con le persone che stanno in quel contesto, in quello spazio. L'opera alla quale sei stato più attaccato, quale che... Guarda, una che particolarmente per me era significativa, in quanto era diventava quasi come un manifesto, un modo di fare arte, era quella che riguardava una che ho fatto all'Amaro, dove c'è una donna che sempre in qualche modo si contatta con il cielo, quindi rivolta lo sguardo verso l'universo. In realtà quella voleva essere la prima precognitiva, quindi si legava molto un tipo di pensiero, idea che lo sviluppo di Vincenzo. Quindi è stata la prima opera più significativa, insieme a quella al MAM, che erano i Moai, però i Moai erano più riconoscibili, mentre la precognitiva era già qualcosa che avrebbe sfociato, quindi avrebbe dato la possibilità di svilupparsi in altri contesti, in altri modi. E è possibile seguirti come? Dove ti troviamo? Sia su Facebook, sia su Instagram, però su Instagram per esempio il mio nickname è Est Gamma, che sarebbe percezioni extrasensoriali, in realtà sarebbe poi l'esaltazione del modo di procedere nel mio modo di fare arte, quindi sarebbe come una declinazione dell'idea di arte che in qualche modo rappresento nei miei lavori. Dai, e salutiamo Tiziana, la sua compagna che è simpaticissima, eccezionale e fa delle ottime polpette di pane. Quindi seguiamo anche Tiziana. Benissimo, allora tra poco ci rivedremo qui in diretta sempre a Magno per la doppia presentazione della plaquette di Sabino Caronia e di Anna Camorzo. Grazie, andiamo con la grafica della puntata successiva. Vedere sorridere, ma è raro dolce, che noia, ma è questo l'amore?
che dentro le canta per altri, che vive, che cresce, che soffre con te, che ride, che piange, che spera, che un giorno, chissà, forse muore. Ma è anche curioso l'amore, è grande e cieca passione, quello che cambia la vita, ti fa sentire divino, in cielo, vicino alle stelle, e poi ti ributta per terra, ti pesca, ti opprime, ti angoscia, e poi ti solleva di nuovo, e senti che ha un senso la vita, ha un senso perché c'è l'amore, la gioia e il dolore infinito, che vive, che cresce, che muore con te. Bella quest'aria limpida e pulita, questo dicembre freddo e luminoso che odora di Natale, l'albero di presepe, di festa e di regali, delle gioie d'infanzia e dei pensieri di colore di amiamo, di famiglia riunita per la cena. Anche quest'anno ho pensato ai regali, ho pronto mamma e visto di qua, come sempre, da prendere sull'uscio. E tu mamma, sei pronta? La casa è vuota, non sei qua. Ti prego, fammi un cenno. E ora non ti devo aspettarmi davanti al tuo padre. Infatti qui la voce in questa poesia diventa un po' fioca, ma a un certo punto si gonfia, diventa di rabbia. Fagli e crocione, segreti, e tu parlato a catenaccio.
mostra i denti, caccia fuochi d'unghie, fodera un anatema eccezionale, la fa all'invernice come cavolo. Un uomo come noi, di carne e tosso, te la rivolti tutto, tale e quale canto mondo. È mortalia che vuole. Quindi se muoio e me ne vado in paradiso, se non trovo te neanche ci. Questa è la caratteristica musicale di Mascagni, c'è un po' della mia lucidità. Senti, un paradiso senza la donna amata non è un paradiso. Dante, a cui si parla lontano origine del titolo, vede di Dante, l'hanno origine Dante, ha inventato tutta la Divina Commedia, qualcuno dice solo per continuare a stare con Beatrice dopo che era morta. E quindi mi è sembrato giusto citare questi versi che sono versi appunto tratti dalla Cavalleria Rusticana. Senti, assolutamente bene. Senti, invece appunto vorrei parlare del lato della raccolta dove è un pochino più riflessiva, più intima, dove appunto prende un po' una forma da bambino. Se vuoi leggerci la prima stella. La prima stella, ecco, vorrei dire due parole. Assolutamente, certo. Questi sono, è uno scritto che mi ha lasciato un amico, Raffaele Alessandrini, dell'Osservatore Romano. Dice, vedi se riesci a farci una poesia. Poi lui è morto e abbiamo continuato a parlare. E questa è la poesia. Tratta dalle sue parole, tu mi dentro la prima poesia. Con lo sguardo perduto nel fuoco del tramonto torniamo a casa, nel terzo traffico del cielo, fredda e chiara ride la fantasia. Oltre il pino, la loca e la mantella, il bianco e il giallo interno delle parole. Il domani si indora morte il treno dietro lo scemo buio che in vano si rendeva di perderci le cose. L'inverno intanto, urlando più lontano, agita il mare e sospende nell'aria immobili gabbiati sulla distesa immensa. Sveglia nella notte la sentinella, anelando al mattino, alla luce promessa, al cielo. Chiaro il giorno che verrà, era il giorno eterno perché era un po' una prospettiva quasi di attesa messianica. Questa attesa che per voi si è continuata nella dimensione dell'ombre, e io lì lo lascio perché tutti dobbiamo porci questo problema, no? Di parlare con quella parte di noi che è morta nelle persone che amiamo, perché se è vero che le persone che amiamo muoiono, muoriamo anche noi con loro, e se è vero che Dio non è perché viviamo noi. Quindi era un pochino questa empatia quella che me lo faceva sentire, come tutti gli amici, come Marco Pacetti, come tanti altri, che ricordo che sono, come si dice in gergo, altrove con noi. E a proposito di Massimo, vuoi leggerci la Fiorentina? Questa è una poesiaccia scritta a quel ragazzaccio, perché Massimo Pacetti, come sa Natale Rossi che sta qua presente, mi ha fatto scrivere la Dante Alighieri, pure se io non sono né fiorentino né aretino come lui, ma sono romano. E gli ho detto, ma mi fatti scrivere adesso te ne vai. Chiaramente la poesia è dovuta al fatto di tutte le volte che andava a Barberino di Mugello, si andava a strafugare, mangiava la fiorentina e mi mandava la solita telefonata, noi stiamo qua a mangiare, tu stai a Roma. Quindi, motivo alto, la poesia è motivo alto. Massimo, ti ricordi quella sera a casa mia che ci siamo incontrati? Subito è nata un'amicizia vera, solida, e non ci siamo più lasciati. Io non solo la tua faccia sincera, ma più i sentimenti delicati ogni volta, e non certo la leggera porto ad esempio, perché siano tanti. A te, fra tutti, poeta sovrano, con umiltà rivolgo il mio saluto,
e con parole e cenni della mano ti dico e ti ripeto ogni minuto, andiamo dai che voglio solo quello, insieme a Barberino di Mugello. Una poesia che ho scelto. Se l'hai scelta, se non l'hai scelta, scegliela ora. Io, direi quella che tu hai messo nel testo di copertina, che è un po' la cifra per cui uno scrive. Uno scrive perché lascia una favola dietro di sé. La favola che vuol dire? Vuol dire la speranza che qualcuno ricordi qualche cosa. Nulla più nulla, tutto poi si scorda. Meglio se la memoria tua sia sorda, meglio per te cancellare le tracce, più nulla, niente nomi, niente tracce. Sì, è possibile parlare al pubblico? Siamo già sul pubblico. Mario La Garruba! Mario La Garruba! Mario! Mario La Garruba, faccio un saluto! Mettiti un po' più in qua. Vai, saluto a casa, ciao! Lui è appunto l'artista Carburi che ha curato l'immagine di copertina. Il bambino Caronia. Invece Lina Morici. Fai un saluto, Lina Morici. Ale. L'artista che ha curato l'immagine di copertina di Anna Caporzo. Per chiunque voglia le plaquette sono disponibili da ora proprio presso gli autori e da ora presso gli autori. Grazie. Grazie. Non ve ne andate che dopo siete protagonisti della poesia misteriosa. No, vediamo, anzi più a piacere. Con la poesia misteriosa. Grazie. Tanto non ti venga mai, come c'è di esempio, delle poesie talmente diverse da tutte quelle che fino adesso ho scritto. E dopo le ripariamo. Io leggevo Guarabbia, dopo che ho letto quelle. Sì, infatti. E anche quello di un tempo. Ok, grazie. Vorrei ricordare appunto per chi non era qui prima e per tutti i poeti che non hanno potuto partecipare al reading precedente, che poco fa abbiamo fatto anche la presentazione dell'antologia Insoliti Livelli di Salute. L'antologia è in collaborazione con la FUIS. Da poco proprio con la FUIS si sono tenuti gli stati generali dell'autore e vorrei appunto parlare un attimo qui, poter avere qui la presenza di Antonio Natale Rossi che ha curato appunto anche gli stati generali dell'autore. Buonasera Antonio. Io non ho niente da dire, anche perché chi non c'era non ha potuto vedere, e poiché noi invitiamo tutti, salvo qualche errore di computer, ci dispiace che voi non ci siate stati. Potrei fare una piccola parentesi, è possibile rivedere tutti gli stati generali dell'autore sul sito, sulla pagina Facebook della FUIS, dove per l'appunto c'è stata la diretta, quindi magari sì. È possibile rivedere. D'ora in poi tutte le attività della FUIS sono in streaming, quindi anche se non venite, poiché il posto in cui noi di solito ci riuniamo è piccolo, accetta al massimo 70 persone, potete vederlo da casa. E anche se siete a Londra, siete a Parigi, vi collegate sul nostro computer e lo potete vedere. Così fanno quelli che stanno a New York. Va tenuto conto che la nostra attività è questa. Non vi dimenticate che la nostra attività è la vostra, cioè la FUIS vive degli scrittori, è per gli scrittori e gli scrittori devono poterlo utilizzare per potersi esprimere. Chi non lo fa si inventa. Va bene, è per questo che noi abbiamo i finanziamenti, i sovvenzionamenti, non ci dovete dare denaro perché noi non lo possiamo prendere, non lo vogliamo. E però la nostra attività è a vostro favore, a vostra possibilità di espressione. Va tenuto conto che questa storia del riprendere tutto è una storia importante perché oggi non è più possibile non usare le forme di comunicazione che vengono messe a disposizione. Ogni giorno crescono e aumentano. E ovviamente questo permette di cambiare molto le modalità di
di accesso alle forme di espressione. Va tenuto conto che grazie a questo noi non possiamo più essere nemmeno più domestici, nemmeno più nazionali. Tant'è vero che siamo fortemente orientati in questa direzione, sia perché quest'anno noi andremo a Ginevra, Bruxelles, alle fiere di Lido, di Ginevra, Bruxelles, Londra, Parigi, Torino, New York. E a questo scopo, sempre per un tentativo di rendere internazionale la scrittura italiana, abbiamo trovato un accordo, un protocollo di intesa con Tiziana Colusso, che da tempo faceva, da molto tempo, da molti anni, faceva Forma Fluence, una rivista internazionale in quattro lingue. L'abbiamo ripresa, l'abbiamo rilanciata, abbiamo, agli Stati Generali abbiamo fatto un primo estratto di questa rivista e l'abbiamo presentato. Adesso continuiamo possibilmente alla grande, accogliendo gli scrittori di tutto il mondo, oltre a quelli italiani, e cercheremo di fare in modo che questa rivista esca anche su carta ogni tre mesi o quattro. Va tenuto conto che siamo convinti che la nozione di filosofia che presiede a tutte le forme di comunicazione di oggi sia l'evanescenza. Tutto quello che finisce online scompare, dopo poco scompare. Quindi noi, per cercare di correggere questo criterio, cerchiamo di mantenere in vita la carta, quella carta che ci permette di leggere anche manoscritti di secoli, secoli, secoli passati, perché conservano la scrittura di coloro che scrivono. Quindi la carta, come l'antologia di Yolanda Caruba, è sicuramente un fatto importante, proprio perché è affidato a una forma di conservazione che è sperimentato dai superi secoli, diversamente da quello che avviene con le forme di comunicazione, che sono importanti, ma sono solo forme di comunicazione. Ho fatto un po' di lezione. Teatro, 70 posti al massimo, è a vostra disposizione, anche qui. E ovviamente si tratta di fare una programmazione che sia assidua e, come sapete, noi ogni tanto tentiamo anche di fare della produzione televisiva e cinematografica. Ultimamente abbiamo fatto una prova per fare 30 corti, e sceglievamo gli attori e abbiamo trovato che erano iscritti a questi casting 1200 persone. Quindi ci siamo spaventati, abbiamo potuto scegliere solo 80 persone e quindi faremo questi 30 corti con queste 80 persone. Però abbiamo capito che sarebbe bene, tenuto conto che questi casting che sono pagati, sono retribuiti con 80 o 100 euro ogni volta che viene fatto, sarebbe bene che noi avviassimo un discorso in questo senso. Ci siamo messi d'accordo con alcuni nostri amici che sono presenti all'interno di Nuove Maie e quindi avvieremo anche un discorso in questo senso. Va tenuto conto che abbiamo bisogno di programmazione. Abbiamo fatto La notte della lettura e ovviamente che è andata molto bene. Vorremmo fare La tombola degli scrittori per incoraggiare la lettura, si vincono dei libri e poi si ritorna di libri scambiati tra gli scrittori che sono presenti, poi si ritorna col libro letto e si fa i commenti in modo tale che tutti quanti possano partecipare di una condivisione di lettura, sempre che sia ammissibile. Quindi sperando che non finisca a pugni. Però anche quello potrebbe essere un ottimo risultato, un grande risultato, almeno qualcuno ha letto qualcosa. Degli altri amici. Okay.
e poi abbiamo bisogno di fare altre programmazioni, le faremo, e abbiamo bisogno anche delle vostre idee. Se ci avete delle idee originali, noi esaminiamo volentieri e in qualche modo le mettiamo in programmazione e le attuiamo. C'è gente, ovviamente una delle cose che facciamo importanti sono i corsi di scrittura, di sceneggiatura e di radio creativa, dove sono impegnati i migliori sceneggiatori e scrittori che l'Italia possiede. Uno di questi è Salvatore De Mola, che è lo sceneggiatore di Montalbano, tanto per dire uno, l'altro è Paolo Di Paolo, Filippo La Porta, insomma è inutile fare i nomi, sono delle lettere. E questa è un'attività che facciamo insieme con la Sapienza. Va tenuto conto che noi con la Fondazione Bellocci abbiamo un protocollo d'intesa molto forte con due progetti di ricerca. Uno riguarda il tesoro linguistico rappresentato da tutti coloro che hanno vinto lo Strega e l'altro una ricerca che riguarda sapere per la prima volta in questo paese si saprà quali sono i libri che vengono prestati nelle biblioteche italiane, in tutte le biblioteche italiane. Fino adesso le informazioni che riguardano la lettura venivano spesso confuse con la vendita dei libri. Noi facciamo un'indagine col professor Solimine, che è a capo del Dipartimento della Sapienza, di orientare in questo senso, per fare appunto una ricerca che riguarda la lettura in Italia, la lettura nelle biblioteche italiane. Abbiamo altri progetti, altri due, che sono fatti con la conferenza dei rettori delle università italiane, che riguardano ovviamente ricerche che possono essere concepite per quanto riguarda la Costituzione europea. Gli scrittori non hanno confini e noi siamo orientati su proposte che siano internazionali. La parola è grossa, va detto con modestia, con umiltà soprattutto, proposte che siano mondiali. La ragione per cui andiamo un po' dappertutto è questa. Siamo stati in Cina, i cinesi in Cina con l'organizzazione più importante che la Cina possiede, il cui capo è un ministro del governo cinese, e faremo scambio anche con loro. Come sapete noi facciamo le borse di scrittura, facciamo le borse di residenza, vogliamo riproporre il grande testo che ancora una volta Tiziano Colusso, che ha molto lavorato in questa direzione, ha fatto sulle residenze in Europa e nel mondo, e quindi lo vogliamo riproporre. Non per ultimo partecipiamo alle fiere del libro per quanto riguarda i diritti del libro, e porteremo i nostri libri dei nostri autori in modo tale da vedere se è possibile vendere i diritti a quei libri, tenuto conto che la scrittura italiana, se non accede a lingue che siano più ampie delle possibilità che sono conferite alla lingua italiana, si chiude in se stessa e al massimo, come tutti sanno, viene considerato un bestseller il libro che vende 5.000 copie. In Italia la gran massa degli editori, potete chiedere dovunque, ritiene che un suo libro possa aver avuto un grande successo se vende 1.000 copie. E molti gli editori non ci riescono a fare. Io sono contenta di averne vendute 60. Sì, certo. Come sapete, chi scrive un libro di poesia ha un limite massimo che noi abbiamo verificato, che sono 79 copie. Va bene. Allora, detto questo, non pensiate, adesso qui siamo divisi, però vi dovete considerare con voi, e voi vi dovete considerare da questa parte, perché la PUIS è questa. E ci siamo riusciti a portarla avanti in un certo tempo. Un'altra delle cose che faremo sicuramente
è quello di incoraggiare l'espressione di idee originali. Se avete idee e ce le prestate, noi cercheremo di attuarle nella misura in cui siamo ovviamente capaci e nella misura in cui disponibilità economiche e disponibilità logistiche lo consentono. E quindi purtroppo abbiamo avuto dei problemi anche di computer, perché questa attività non pensiate che sia amata da coloro che ieri e ancora oggi non amano che gli scrittori camminino con le gambe proprie. C'è una forte tendenza in questo paese a far sì che gli scrittori camminino solamente se in possesso degli edifici, e questo fa sì che a volte noi siamo ostacolati. La dico per ultima: noi abbiamo ricevuto le visite di tutti coloro che in Italia si esercitano i controlli, e noi abbiamo chiesto di essere controllati annualmente. Ogni anno noi veniamo controllati, l'abbiamo chiesto noi, e quindi state tranquilli che a noi non ci pescano con le mani sporche di marmellata. Quindi questa è una garanzia non solamente per noi, per vivere più tranquilli, ma soprattutto per voi, che la FUIS non ha una sorte di ravvicinata. Oramai è un'istituzione, è dentro tutte le strutture più importanti che ci sono in Italia, e che se ne dicano i nostri, che ne dicano i nostri avversari, e ovviamente continuiamo guerre contro guerre, guerre contro guerre, e perderemo tutte, ma andiamo avanti lo stesso. Ok, grazie per l'attenzione. Ovviamente anche la preziosa collaborazione e la partecipazione di voi tutti, e quindi grazie a voi che siete qui e grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. Prima di passare alla fase del reading, vorrei ricordare che in proiezione ci sono le opere di Davide Cortese, Valerio D'Angelo, Fernando Della Costa, Alessandro Gregorio, Mario La Gargiuffa, Lina Morici, Enzo Maniscalco, Lorenzo Maniscalco, Claire Hart e Stefano Salvi, che abbiamo prima incontrato. Per tutti coloro che ci seguono da casa, presto potrete vedere la proiezione, quindi questo video, sui canali YouTube di Esca Montage. E dato che abbiamo parlato appunto anche di Forma Fluez, dell'ideatrice Tiziana Colusso, vorrei, che prima non è potuta essere con noi per la presentazione dell'antologia, vorrei proprio invitare Tiziana a iniziare il video con lei. Tanto Tiziana, ho provata qui la poesia, ce l'hai direttamente sul cellulare. Che la macchina è un paese sul leggio. Io non l'ho portata perché pensavo di trovare l'antologia. Sì, come da programma l'antologia sarà appunto reperibile dal febbraio 2020. Ma questa è una cosa che nemmeno il mio oculista mi fa, di farmi leggere così. È una prova durissima. Proviamo. Memoria cellulare. Ma perché questa? Guai a indagare la memoria cellulare sulle maglie infinite della rete. Vi trovereste offerte di schede, memorie suppletive, miraggi in gigabyte, rigiro del mondo vocale senza scatti di cloud, backup, compattazioni ed estensioni. Soltanto più in là, nella zona ombrosa di link quasi sepolti, la memoria cellulare ridiventa questione di cellule antiche, persino prenatali, imbevute di informazioni storte che si ritorcono contro il nostro corpo, lo assaltano da dentro, come una spia nascosta in famiglia. Purtroppo non nascemmo smemorati e vergini, le nostre cellule, già sature di emozioni assorbite in placenta, si muovono quatte in vendette ritardate, micidiali, sgretolando da dentro la nostra centralina,
la nostra bella avventura mortale. Grazie. Qualcosa può buttarti giù, ma nessuno può impedirti di tirarti su. Forse qualcosa può buttarti giù, ma nessuno può impedirti di tirarti su. Cambiare il mondo intorno a te, cambia te stesso. Cambiare il mondo intorno a te, cambia te stesso. Forse non saranno gli amici, la famiglia o le ragazze, ma te stesso, a portarti nel mondo che desideri, che ami. L'importanza nella vita è essere felici di viverla, in fondo. Il senso della vita è questo, no? Un capolavoro per dare un senso al mondo. Tu solo farai scrivere il tuo destino, non una penna, ma con la tua volontà. Di sicuro potrai. Si vive una volta. Perché viverla in rimorsi? Vivila in versi. La fortuna non serve per vivere le emozioni che prima hai solo fantasticato. Il tempo non nasce né muore, si nasconde solo sotto il nostro cielo. È un mutamento costante, rubra i nostri tempi, i nostri amori, nessuno mai è riuscito a soffocarlo, non si conosce la sua età, è sempre esistito, perché lui è il nulla. Allora, guardo l'ultimo centimetro della sigaretta scomparire in un piede sbuffo di fumo. È il mondo della neve infuriata che sorprende lo sciatore impegnato nel fuori pista. In fin dei conti, che bello sapere che il proprio canto spensierato non è andato perduto e che qualcuno lo condivida nella sua timeline. Quando credi di non avere più possibilità, io vedo strade infinite. Quando senti di essere arrivato alla fine, credo nella rinascita. Quando pensi di non aver più tempo, io credo nell'eternità. Quando pensi di non aver più bellezza, sono inebriato dal tuo fascino. Quando pensi che tutto è sbagliato, credi nella giustizia. Quando pensi di aver tolto, credi nella verità. Quando non credi più nell'amicizia, io ti sono comunque vicino. Quando smetti di ascoltare il cuore, io so che sentirai la musica più dolce. Quando la notte più nera sarà calata su di te, io so che mi saprai vedere le stelle più luminose. Quando sentirai che il sogno è ormai giunto al tramonto, io credo all'alba che lo illuminerà nuovamente. Quando pensi di non aver più forza per combattere, io vedo la vittoria finale. Quando sentirai l'ennesima lacrima bagnarti il viso, io vedo il sole che l'asciugherà. Quando pensi che la felicità sia solo una notte remota mai pensabile, io ti dico che stanotte è quella notte.
alla regia ricordiamo Emilio Pagliarin, Valerio Giampelice, che chiameremo Mimì e Cucò, con il supporto anche psicologico. Ci ricordi il tuo nome? Fabrizio. Fabrizio. Grazie Nadia. Buonasera. Poesia il vernacolo romanesco molto breve. E il silenzio fa rumore. Magari se state un po' zitti così, perché io non riesco a sentirmi la voce, se parlate, pure maleducazione, io sono stata zitta fino adesso. Vado, eh? E il silenzio fa rumore. E il silenzio fa paura, ma è fedele, la voce non ce l'ha, ma fa rumore, pieno di verità e falsità. Quello che mi riferisce è l'omertà. L'intimo pensiero mi fa compagnia, ma il silenzio mi uccide. Sento il suono del silenzio mio, che mi dà buongiorno a sta vita spesso ingrata, che poi mi ripaga facendomi sentire il battito del cuore nel silenzio mio. Purtroppo non abbiamo l'amplificazione, quindi la voce si perde. Cioè, l'importante è che siamo in una bellissima cornice e ringraziamo che ci hanno ospitato qui al mare. Allora, e adesso Carmine Roma. Per questo stanno lì. Ricordo sempre una poesia a poeta. Buonasera, sono un po' raffreddato, quindi ho un po' di calo di voce, però cercherò di farmi sentire. Mi chiamo Carmine e ho pubblicato una raccolta di poesie e racconti nel 2017 e dal titolo Carmine Roma, i cercatori del lago di Van. Sono passati degli anni, insomma, continuo a scrivere a tempo perso. Potete trovarmi anche su Facebook con la pagina dei cercatori del lago Carmine Roma. Questa si intitola Essere a un passo, ad un passo, ad un passo. Essere ad un passo dal proprio sogno, tanto da sentirlo così vicino, da afferrarlo. Ed improvviso vederlo svanire nel nulla. Essere a un passo dalla meta ambita, così tanto da voler accelerare, ma perdere improvvisamente il fiato. Essere ad un passo da ciò che si desidera, così tanto da lottare senza sosta, ma non averla comunque vinta. Essere a un passo da se stessi, poter finalmente credere di esserci riusciti, ma non farcela lo stesso, perché essere a un passo dal sogno di una vita, così vicino da pensare di averlo realizzato e scoprire che non è così, perché essere a un passo dalla parte più completa che ha sempre separato sogno e realtà e l'ambizione di tutti, che dura una vita. Ero e sono ad un passo dalla mia meta, nell'illusione di avercela fatta, sentendomi ad un centimetro di distanza. Forse più in là sarò vicino alla meta, di un metro o di un centimetro, che importa, sarò sempre così dannatamente lontano da ciò che mi spetta. La felicità. E guarda, casomai dopo facciamo un secondo round? Sì, però più tardi, non adesso. Okay. Grazie, grazie. Adonella Montanari. Solo che lei è piccolina, ma che la invitiamo qui al tavolo, senza spostare nulla di là, vediamo direttamente qui al tavolo. Ti lascio però lo spazio soltanto. La via di Anara.
strada non rifiuta l'olio. La verità non è così. È la memoria scatenata dal traino al tuo pensiero. L'orto era pronto insieme al miele del taglio il vescovo risposto. L'ave assopita conserva il posto, nobile fioretta di cera solidificata al sole. Consapevolezza d'amore già consacrata. Depongo il rischio insieme all'orto della credenza consumata. Anche la carezza dal suo spazio pulita alla roccia. Grazie Donella. Grazie a voi. Vediamo questa fase del reading. Angela, tu hai letto prima? C'è Angela? No. Parla sola. Ok, prendiamo questa fase del reading con Claudio Comandini. Una poesia, a sua scelta, o vuoi quella dell'antologia? Devo recuperare quella dell'antologia? No, una poesia, sì. Sì, e dopo vorrei, dove siamo? Quale camera siamo? Siamo già là? A Riettile. Adesso sì. Buonasera. E dopo saremo, quindi partiamo con, subito dopo l'esibizione di Claudio, mettiamo il cartello, perché dopo ci sarà la poesia misteriosa. Quindi chiudiamo subito col cartello. In questa atmosfera di fine anno credo che possa starci bene un'evocazione della fine di tutto, annullamento gravitazionale. Possiamo soltanto sperare che il collasso di una stella stanca, un immane buco nero, un'efficientissima macchina del tempo, inghiotta questo coacervo di forze gravitazionali, interazioni varie e banali, energie cosmiche e nucleari, censurando nell'orizzonte degli eventi casa nostra e tutti gli altri condomini solari, e riavvolta la spirale dell'entropia, si ritorni a quell'altro caos. Innocente. All'inizio della grande bugia. Grazie. Buonasera e bentornati qui al Mago con Escamontage. Adesso abbiamo qui il piacere di ospitare Marta Rizzo e Silvia Scola, che ci parleranno dell'Associazione Culturale Cinema Fuori le Ali. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie per l'invito. E grazie per averci raggiunto in questi giorni di festa. Buona notte. Allora, quindi, Fuori le Ali, un progetto che parla di cinema, che parla di ragazzi e che parla anche di carceri. Ci volete intanto dire qualcosa? Sì, è un'associazione che è nata per un'idea pazza mia e di Marta nel 2017, e l'idea principale era quella di far conoscere nelle carceri minorili, ai ragazzi detenuti, il lavoro di squadra che c'è dietro a un film, cioè portare il cinema quindi non come cineforum o come arte che eleva gli spiriti, che quello già c'è, quindi non come attenzione al prodotto cinematografico, bensì a tutti i lavori, i mestieri che ci sono dietro al cinema. Siccome sono sconosciuti e più
e tanto più appunto a tutti quei ragazzi penalizzati nella situazione di terrore, l'idea di portare un lavoro così collettivo, così fondato sulla partecipazione, sul lavoro di squadra, ci sembrava insomma una cosa reale, che non fosse ancora stata fatta. Ce n'era bisogno. Ce n'era bisogno, sì. Quindi la prima esperienza è stata comunque in carcere minorile, dove? La prima esperienza è stata nel carcere minorile di Nola. Battesimo, diciamo, abbastanza. Sì. una sala di principe. Ogni carcere minorile ha una sua peculiarità, diciamo. E noi ci siamo trovati in un ambiente difficile come quello tendenzialmente camorrista, dove c'era anche il capoclan, per esempio, di Ercolano tra i carcerati, tra i giovani e i ragazzi. Considerate che questa è una cosa di informazione collettiva, i ragazzi che hanno commesso reato prima dei 18 anni restano in carcere minorile fino ai 25 per essere tutelati. Questo è un argomento giuridico piuttosto complesso e difficile, però così stanno i fatti. E quindi si chiamano giovani adulti, giovani adulti, ragazzi tra i 18 e i 25 anni si chiamano giovani adulti. E quindi c'è la possibilità di incontrare, noi abbiamo avuto la possibilità di incontrare ragazzi che sono già uomini, che sono già spesso e volentieri anche persone che hanno ucciso. Portare il cinema, come ha detto Silvia, non come sogno, come oggetto finale, ma come possibilità, senza voler fare corsi di formazione in nessun modo, ma come possibilità di conoscere altro da sé, ci è sempre sembrata l'elemento fondante di questa associazione. Ed è su queste basi che abbiamo avuto anche la collaborazione, per esempio, del Dipartimento di Giustizia Minorile, di Comunità del Ministero di Giustizia. E da questo primo incontro ad Airola, dove eravamo partner di un'altra associazione, quindi con un progetto già avviato, invece abbiamo iniziato un percorso di Fuori le Ali nel minorile di Roma, a Casal del Marmo, dove l'ambiente, ecco, se ad Airola il contesto è purtroppo legato al territorio, quindi alla camorra tendenzialmente. A Roma il contesto è molto più complesso. Roma, il Casal del Marmo è il più grande carcere minorile d'Italia, ci sono tante realtà, ci molti sono stranieri, molti stranieri. A noi sono stati destinati dei ragazzi maschi, perché in realtà a Casal del Marmo ci sono anche i veri minori, le donne che però tendenzialmente non partecipano a questi progetti, e i giovani adulti. A noi sono capitati, sono stati scelti, non sono stati casuali, dei giovani adulti, un gruppo di giovani adulti, e come diceva Silvia, molti dei quali sono stranieri, quindi con una conoscenza anche della cultura, della lingua italiana, della cultura intendo anche del modo di essere italiani, molto difficile. Quindi i percorsi sono tutti ancora da costruire e da portare avanti con loro. Però certo è che i ragazzi sono, quello che diciamo possiamo dire è che i ragazzi sono comunque in tutti i casi, sia ad Airola che a Casal del Marmo, hanno reagito in maniera sempre molto sincera, molto piccante anche al loro modo, ma sempre curiosa. Su questo non c'è dubbio. Sì, l'abbiamo visto, e questo poi è stato un traguardo, che su 15 ragazzi, perché ovviamente è stato il carcere da sceglierli, 15 ragazzi con i quali abbiamo cominciato sia ad Airola che a Roma, ne abbiamo portati fino in fondo 5, che è un traguardo enorme, perché intanto è volontaria la partecipazione a questi corsi, poi sì, gli danno punti, cose, però diciamo comunque la spinta è appunto una, perché non è più scuola dell'obbligo, essendo maggiorenni loro possono decidere di stare più in cella anziché venire a sentire noi.
Facciamo però un po' di nomi, perché ce ne abbiamo alle spalle di molti nomi illustri. Fuori le ali l'abbiamo fondata martedì, però l'abbiamo fondata insieme a Giuliano Montaldo, a Mimmo Calopresti, a Daniele Riccardi, a Vilma Labbate, a Paolo Taviani, a Dacia Magarini, Francesco Sull'Altan ci ha regalato il logo, chi mi dimentico, Luciana Castellina, la Fondazione di André ci ha regalato la canzone che abbiamo scelto come elemento di distinzione della nostra associazione. Quello che non ho di Fabrizio De André è stata proprio, abbiamo fatto una richiesta ovviamente formale, ma è stata concessa e regalata dalla Fondazione De André. Con noi ci sono montatori, c'è Roberto Bertignani, c'è una scenografa, perché il cinema è fatto anche di questo, si chiama Marzani. Dentro Fuori le ali c'è anche Amnesty International e quindi il direttore generale di Amnesty, Gianni Ruffini. Certo, ovviamente il progetto è piaciuto moltissimo, appunto, a tutti coloro ai quali abbiamo raccontato questa cosa. La novità è proprio questa, cioè di portare il cinema come veramente opportunità di lavoro, ma che non vuol dire di occupazione, di appunto di conoscenza, siccome i miei mestieri sono anche tecnici nel cinema, non sono solo artistici, cioè ci sono i capi reparto che sono il reparto fotografia, il reparto scenografia, il reparto trucco, il reparto costumi. Però poi ogni costumista ha una squadra di sarte, di manovalanza, quella che si chiamano le maestranze, che poi sono tutti lavori artigianali, perché gli scenotecnici non sono che falegnami specializzati nelle scenografie. Quindi era un modo di avvicinare veramente il mondo del lavoro del cinema, che è infinito, ai tecnici del suono, del mixaggio, la color correction, cioè ogni inquadratura ha 150 mestieri, 150 persone che lavorano tutte per quella inquadratura, ognuno nel suo. Quindi appunto dagli ultimi tecnici che si occupano della post-produzione ai primi sceneggiatori che hanno ideato una bozza di idea, c'è appunto un indotto di lavoro sconosciuto, e questi ragazzi sono rimasti a sentirci con gli occhi di fuori, per cui alla fine uno ha detto ma a me le imprese mi piace farle, un po' con la macchinetta, cioè un altro ha detto a me piace scrivere, un altro ha detto tanto i costumi, cioè abbiamo solo cominciato. Però un'ipotesi che andasse al di là del tanto la nostra vita è questa, il piano sciamo, perché questo ti dicono, cioè le misure detentive alternative per i ragazzi sono infinite, dalle comunità alle case famiglia, a tanti tipi di bene. Chi sta dentro nei minorili intanto è appunto colpevole di recidiva, e poi sono crimini gravissimi. Quindi, e infatti passano 12-13 anni, abbiamo conosciuto ragazzi che erano dentro da 7 anni, da quando avevano 16 anni, e gliene mancano 4, cioè senza telefonini, senza, cioè per dire quanto poi lo scollamento con la realtà sia grave. E una cosa poi che ci ha stretto il cuore è che molti sono padri, tantissimi, hanno tantissimi bambini questi ragazzi. Soprattutto ad Airola ci sono ragazzi di 20 anni già padri di 2 o 3 padri di famiglia, spesso appunto capo clan proprio nel senso vero del termine. Con gli spazi appunto in Kinderan, cioè hanno degli spazi appositi per farsi venire a trovare dalle ragazze che sono poi piccolissime pure loro con questi bambini. Quindi insomma è una cosa appunto anche emotivamente molto coinvolgente. E vedere che alla fine questi che all'inizio dicevano tanto noi entriamo, usciamo uguale, la nostra vita è questa, ci ha ormai segnata, alla fine l'idea che forse potevamo riuscire a fare un cortometraggio insieme a loro, affiancati dagli studenti delle 2 scuole di cinema che ci affiancano, che sono il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Quindi l'idea era di affiancarli a registi, scenografi, fotografi non grandi come noi, non vecchi che li seguissero, ma loro coetanei che già fanno parte del mondo del lavoro. Insomma, quindi appunto una cosa molto, molto fattiva, molto concreta, e di questo appunto abbiamo pensato che insomma non ce ne fossero tanti altri. Assolutamente no, anzi, già qui vi meritate un applauso. Thank you.
soggetti che seguono sicuramente questo principale, e ora c'è appunto una manifestazione aperta al liceo Righi, dove sono già svolti degli incontri, e qui c'è proprio invece il dibattito con un'altra realtà giovanile, che è quella appunto che può prendere in qualche modo in mano un discorso anche più critico da parte, non soltanto dal punto di vista appunto proprio tecnico del cinema, ma anche del sociale, perché i temi che avete deciso di affrontare sono comunque impegnati. E qual è la risposta che state avendo attraverso anche questo progetto? Diciamo che la missione di Fuori Reali è e resterà quella per i minori, anche perché i minori incarcerati o anche i giovani adulti carcerati, ma il punto è che veramente c'è uno scollamento fra le necessità dei ragazzi e una burocrazia molto, molto chiusa e rigida, quindi è difficile anche fare entrare chi dirige, non è una critica assolutamente, ma è difficile fare entrare in questo genere di cose una burocrazia ministeriale o che si rifà semplicemente a delle carceri. Loro hanno a che fare con problemi quotidiani terribili, questi ragazzi comunque hanno delle vite e delle realtà molto complesse, quindi diciamo che in un momento di non di stallo, ma di fermo tra un passaggio e l'altro di questo progetto composito per le carceri, abbiamo inserito una rassegna che non è mai Cineforum, perché questa è la nostra parola dalla quale ci distacchiamo, una rassegna per dei giovani invece tutt'altro che problematici come quelli lì, ma che diventa comunque una sfida. Gli adolescenti a loro modo sono tutti in un'età di passaggio, come lo siamo tutti poi tutti quanti per il resto della vita. Al liceo Righi, quindi un liceo borghese, di ragazzi che studiano, che possono studiare in un liceo scientifico nel centro di Roma, abbiamo però proposto, ed ecco qui che ritorna un po' alla missione di Fuori Reali, dei temi che forse neanche loro in realtà conoscono, come quelli della giustizia, come quelli del carcere, come quelli anche del loro stesso essere adolescenti, la libertà, l'ergastolo, l'età dell'anarchia come età di ancora incertezza ma volontà di incidere in qualche modo. Cioè stiamo cercando al liceo Righi di aprire anche lì in maniera forse più alta, perché ovviamente le possibilità di comprensione di questi giovani sono differenti, hanno studiato molto, stiamo in un liceo, sono tutti dei grandi studiosi questi ragazzi che ci seguono, e ci seguono con interesse. Noi abbiamo creato dei film, adesso magari lo dice meglio Silvia, abbiamo creato dei film che siano per loro degli spunti per riflettere su argomenti che forse la scuola, per mancanza di tempo, di spazio, di possibilità, non consente loro di conoscere. Sì, l'idea è stata quella di appunto pensare a una rassegna, anche qui non per parlare di quanto è bello Chiedo Asilo di Marco Ferreri o di quanto è bello anche Libero Va Bene di Giulio Stuart. Abbiamo portato una rassegna fatta di tutti questo tipo di film, però che scatenassero appunto un argomento di riflessione, perché purtroppo in questo appunto anche i giovani borghesi sono altrettanto ciechi e lontani poi da un certo tipo di società, ma anche di pensiero sulla società. Per cui l'idea è stata quella di portare una rassegna di film e poi però a seguire dopo ogni proiezione fare una tavola rotonda con degli addetti ai lavori, con degli psicanalisti, piuttosto che con il presidente di Antigone, che è l'associazione che si occupa delle condizioni nella carcere, cioè di scatenare degli argomenti di dibattito insieme ai ragazzi
E quindi anche lì andare oltre il film, quindi abbiamo portato già l'asilo di Ferreri, anche il libro va bene di Rossi Stewart, l'amore molesto di Martone, quindi ogni volta io parlavo di Bertolucci, che era l'adolescenza, per esempio appunto l'età dell'anarchia, era proprio l'età dell'anarchia, dietro asilo era l'età dell'anarchia il tema, e quindi invece anche in questo poi i ragazzi sono molto entrati, proprio nel riconoscere una... Cioè, chiedo asilo può essere anche abbastanza così oscuro, spiazza, i ragazzi erano rimasti lì, vabbè, bisogna anche appunto collocarlo in un'epoca, però poi quando abbiamo parlato dell'età dell'anarchia, della ribellione che è insita nell'infanzia e quindi poi anche nella scelta adolescenziale, è stata invece la risposta è stata molto attiva. Quindi ecco, il risultato è sempre quello, cioè usare il cinema per andare un po' oltre ed andare dove c'è bisogno, quindi certo questi ragazzi non è, diciamo, la missione reale è quella di portare il cinema nelle carceri minorili e nei luoghi di disagio sociale, quindi abbiamo pensato alle periferie, ai centri di accoglienza, alla casa delle donne, cioè tante realtà che ovviamente sono penalizzate lo stesso, però poi nel momento in cui invece c'era questo bando di Bacchnur proprio appunto su questo, su buone pratiche per la scuola, tant'è vero che questa nostra rassegna che si intitola Un altro sguardo fa parte del progetto Alternanza scuola-lavoro, quindi comunque è una cosa, però è un'attività che diciamo collaterale, però che i suoi figli trovano, c'è il momento, c'è centrale. Infatti vorrei ricordare anche per chi ci segue da casa che è possibile seguire le attività di Fuori Reali anche sulla pagina Facebook e sul sito che poi è curato anche da Serafino Murri, e dove è possibile anche vedere degli scavolati, delle tavole rotonde e seguire comunque le varie... Una peculiarità è che mentre la proiezione del film a Righi è adibita solo ai ragazzi per una questione di SIAE, le tavole rotonde sono aperte al territorio, al pubblico, quindi lo diciamo, questi venerdì qua, il prossimo sarà il 31 gennaio con a porte aperte. Il 17 gennaio abbiamo... Selfie di Agostino Ferranti alle 3 del pomeriggio e alle 5, c'è la tavola rotonda. 31 perché facciamo il venerdì sì, uno no, il venerdì 31 gennaio invece ci sarà Gianni Amelio con porte aperte e anche lì appunto la tavola rotonda è aperta al pubblico, quindi dalle 17 in poi vi abbiamo compagnia. Un appuntamento imperdibile. Grazie. Perché Truffaut ha proprio appunto avuto un'infanzia molto deprivata, come ha raccontato, e invece è stato salvato proprio dall'incrocio nel cinema, quindi ci sembrava che appunto dovrebbe essere l'approdo, diciamo, della nostra missione. Sì, assolutamente perfetto. Bene, prima di salutarvi vi chiederei anche qualcosa di progetti personali, perché Mattarizio e Silvia Scola, ricordiamo, non sono solo Fuori le ali, sono anche Mattarizio e Silvia Scola. Non se l'aspettavo. Amici da Facebook, non se l'aspettavo, un po' di tempo. Omicidio in diretta di Rosa Gruppa. Allora, dunque, sì, manca sicuramente, è possibile anche seguire, mi raccontavi, vado su questo terreno, mi raccontavi che stai facendo anche delle ricerche su un articolo un po' difficile da seguire, che comunque sempre fa parte del... Io ho scritto dei minori, che è importante anche dire questa cosa. Fuori le ali nasce sicuramente dal cinema, io e Silvia ci siamo conosciute in un contesto esclusivamente cinematografico specificamente per un documentario su Sergio Amidei scritto da Silvia, ma in realtà costruito insieme a Ettore Scola, con il quale io avevo già lavorato. Poi con Silvia è nata questo sodalizio, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Io mi sono sempre occupata di cinema, studiandolo approfonditamente, anche in maniera abbastanza salda, però poi ne sono... Poi in realtà io scrivo per Repubblica.it e mi occupo di diritti umani sulla pagina di Repubblica.it e sì, sono tutti articoli, insomma, chi più chi meno, insomma, sono articoli molto prestanti perché
si rifanno a rapporti internazionali. Io personalmente mi occupo di armi, di bambini soldato, di banche che speculano, insomma di temi, adesso mi sto occupando di minori, ma di minori stranieri non accompagnati, libri che parlano di migrazione, insomma è una pagina molto interessante quella di Repubblica.it, io sono molto orgogliosa di collaborare con quella, poi ho dei miei progetti che si rifanno un po' anche al cinema con altre persone che non fanno parte di Fuori Real, ma passerei la parola a Silvia. Io prima di tutto questo sarei sceneggiatrice, quindi dovrei scrivere dei film. In questo momento invece ho appena finito di scrivere un libro con mia sorella sul nostro padre, si intitola Chiamiamo il Babbo, Ettore Scola, una storia di famiglia, scritto Ettore Rizzoli e distribuito malissimo, perché in libreria non c'è, ma Amazon ce l'ha, ci hanno risposto così. E quindi no, invece già mi ha preso praticamente tutto quest'anno e adesso stiamo ancora facendo la promozione, quindi siamo in tour. Quindi aspetto di ritornare al mio lavoro e ho vari registi che aspettano che perché vorrebbero tornare, però insomma. E nel mentre cerchiamo di portare avanti il Fuori Real contemporaneamente. Beh, dai, grazie! Massimo Carlotto, Donata Francescato, il presidente dell'Associazione Antigone, ancora dovranno venire ancora Popolova, Claudio Amendola, Marco Risi, cioè sono venute persone non semplicissime da gestire durante una tavola rotonda. Poi discorsi comunque complessi e lunghi. Sì. Molto ben gestiti e moderati da Serafino Murri, ma loro che fanno le riprese e che poi devono fare il montato di tutta questa roba, hanno realizzato delle cose che non per noi di Fuori Reali, ma per vostra curiosità io vi chiederei di guardarle perché sono stati bravissimi, grazie. Esaustivi. La prima è la fase del reading, dove tre poeti leggeranno tre loro poesie. La seconda fase è quella dove verranno lette le poesie anonime degli stessi autori. Ma c'è una variante nel gioco, ovvero ogni autore leggerà non la sua poesia, o forse sì, perché la terza fase del gioco è quella del dibattito che sarà tenuto a cura di Diana Cavorze e Sabino Calonia per riconoscere a chi appartiene la poesia misteriosa. Inoltre, per questa manche, per questo incontro qui a Macro, abbiamo anche la sezione dei premi. Quindi qui avremo i premi, si vede anche a casa, abbiamo è inquadrato, dite ora sì. Mimì e Cocò non mi rispondevano, dopo decideremo chi è Mimì e chi è Cocò, e questi sono i premi della poesia misteriosa. Ma oggi a condurre il gioco, ta-da! Fernando Della Posta! Ho fatto questa trovata da Clint. Era Gustav Klimt, il poeta. Vabbè, e il pittore. Quindi invitiamo la prima dei tre poeti a leggere le sue tre poesie, quindi Giulia Bertotto.
Materia. Nel nucleo del Sole, ogni secondo, tonnellate di idrogeno diventano elio, che si trasforma in luce. Io li capisco, quei fotoni, che restano lì intrappolati nel calore del loro primo amore. Spettro. Il rischio più grande, se mi suicidassi ora, è che diventerei un fantasma. Il mio orrore verrebbe assottigliato, ma non trascenderei per via dei miei irrisolti. Resterei a vibrare in qualche luogo, mi farei paura nella mia stanza, o mi terresti in camera tua. Multietnica. Di sangue slavo, di nome pagano, il dialetto napoletano, la colazione la faccio romana, la danza turca, ristorante africano, sul comodino grande scendiano e un piccolo corano, tradotto però uno strano, la commedia italiana e la fantascienza americana, adamita di quella condanna di muri mai riuscita, la combinazione cosmopolita di ogni posticcia frontiera è sciolta fra le dita. Ordine alfabetico, Claudio Comandini. La fabbrica delle nuvole. Nuvole, dall'elefantessa bianca partorite. Nuvole, nel punto morto superiore. Nuvole, come confezioni di supposti. Nuvole in accordo di terza maggiore. Ve ne siete accorti di tanto, ma ve ne siete accorti. Allora, al vecchio cimitero ebraico di Praga. E lapidi su lapidi alla terra abbandonate. La memoria di un ciottolo o una cifra. Grappoli d'uva sull'arenaria scolpiti. E l'uno sull'altro nove livelli di sepolti, parole di una lingua da nessuno più compresa, l'intreccio dei sambuchi protende le radici. Seduzioni. Nel silenzio attende il tuo specchio. E uno sguardo, sempre un altro, non trova. Danzano le orbite nel cosmo imperfetto. Ma di queste stampelle sei tu la regina. E proseguiamo con Giovanni Rossi. Roseto per un'altra volta. Ama spassionata chi ti infligge nella carne e togliti di spine nelle ore più calde. Non cedere alla rugiada mattutina, limpida, stantia, che s'accascia su petali dopo aver riflettuto una notte. L'amore, fidati, non è una rosa abitante dei roseti comuni. L'amore, ascoltami, è un fiore che neppure esiste fino a che non viene colto. Tentazioni. Foglie d'incenso come rosari incalliti. È un prete che piange a sfregarli di notte. Sarà morta la donna a cui aveva ceduto quei veri soli fumi da spargere. Baobab sussurrami ancora. I negri non hanno occhi per piangere. Vallo a dire alle fronde del baobab, imperlato di rugiada al mattino, a quelle foglioline rade, sparse, libere, su ramoscelli infiniti, all'erba pitturata d'oro e siccità. Qui mi dicono, non abbiamo più affitti da cedere a voi. Noi chi? I tanti che abbandonano fronde e radici. Qualcuno restituirà allora i ricordi alle madri lontane?
gli stessi occhi che oggi trovano la forza di piangere altrove. Passiamo quindi alla variante dell'edizione odierna, quindi i tre poeti leggeranno le tre poesie misteriose, non leggendo necessariamente la loro, ovviamente, e quindi abbiamo 1, 2, 3, quindi giù in ordine alfabetico. A Giulia Bertotto la busta 1. Claudio Comandini la busta 2, busta 2. A Giovanni Rossi la busta 3. Okay, seguiremo questo ordine nella vecchina. Ascoltatemi, per favore, ascoltatemi. Volevo dire, ascoltatemi, mi ascoltate, c'è qualcuno che mi ascolta, ascoltatemi, io volevo dire, c'è qualcuno che mi ascolta? Siamo la poesia misteriosa del cappello, da cui poi verrà estratta quella che sarà oggetto del gioco. Chiamiamo quindi Claudio Comandini, che leggerà la poesia numero 2. Ultimo volo. Di sicuro l'avrei sbracciato, pelle a pelle col mondo, quest'ultima mia estate. Vagherei posando, stuzzicherei ubriaco infinite sottane, innumerevoli baci, come un'ape in volo, senza impollinare fiore alcuno. E quindi la volta di Giovanni Rossi, che leggerà questo volo. Mi commuovono le auto che fanno spazio all'ambulanza, i cani fuori dai supermercati, i moscerini schiacciati, i lombrichi quasi ciechi, l'alchimia dei fotoni. Adesso chiamo qualcuno del pubblico. Una mano per Virginia e la mano. Eh? Una Virginia e mano per estrarre qualche. Miranda, vieni a testare la poesia misteriosa. Ricordiamo che c'è anche una proiezione di delle opere. L'ultimo volo, di sicuro l'avrei abbracciato pelle a pelle col mondo quest'ultima mia estate. Vagherei posando, stuzzicherei ubriaco infinite sottane, innumerevoli baci, come un'ape in volo senza impollinare fiori.
Sì, perché state tutti sempre attaccati al tavolo. Parte, anche al tavolo. Attaccati al tavolo. Le loro prime impressioni. Che la cavalleria potrebbe cominciare a ma è stata scelta quella un po' più, cioè no, forse la mia, diciamo che come al solito dicevo l'altra volta Yolanda, no, queste poesie spesso, anzi quasi sempre, sono scelte dagli autori volutamente un po' diverse, no, logico, da quelle che di solito loro leggono. Hanno letto la prima, l'unica prima, e il secondo, no, secondo il terzo, hanno detto, insomma, loro due hanno detto qualcosa di abbastanza ironico, no? Sicuramente. Più, tra virgolette, serio, anche se devo dire, purtroppo non ho sentito bene tutto perché loro hanno letto in modo molto, le parole si sentivano perfettamente. Le sue qualcuno l'ho persa, devo dire, però mi sembrava quello un pochino, tra virgolette, tradizionale. Ora, questa terza poesia, mentre sulle altre mi sembrava più facile, questa terza poesia è quella un po' più strana perché è apparentemente abbastanza precisa, per cui io alla fine forse la seguirei proprio a lui. A Giovanni? Sì, numero 3. Non lo so, ripeto, non so perché è quello che ho seguito anche un po' meno bene durante le letture. Io tanto per distinguere, la mia moglie da un'altra attribuzione, però volevo fare una premessa. Quando avevo 16 anni, una mia amica mi disse, guarda, sono due ragazze, una che ha un debole per te e un'altra che non ti può vedere. Indicami tu qual è quella che ha un debole per te e indicai immediatamente quella che non poteva vedere. Questo per dire, la mia impressione era che la poesia potesse essere di tante persone, perché è un po' diversa dalla tua. Però avrei scelto Comandini perché mi sembrava la struttura della poesia che fosse quella, però non lo so, potrebbe non essere. Cioè, quale scegli? Io scegli. Comandini. Io scegli Comandini. Quindi abbiamo Giovanni Rossi contro Comandini. Nessuno ha scelto. Nessuno ha scelto. E lei non ha scelto. E lei per me era quella che finiva. Che lei era la terza. Vediamo il pubblico, c'è qualcuno che vuole dire la sua, partecipare, si è fatto un'idea insomma di quello che potrebbe essere. Allora proponiamo per alzata di mano. Grazie a lui. Beh, quel po' che si legge. Po' che si legge. Questo è un sinodo. Primo. Chi è per Claudio Comandini? Per alzata di mano? Solo. Otto. Lui. Giulia Bertotto. Due Giulia Bertotto. Per Giovanni Rossi? Tutti. Gli altri non si, non si esprimono. Quattro. Cinque, sei. La lontana penso il maschio. Diana, Sabino, volete rivedere la vostra posizione? Sei tu. No, l'altra volta addirittura dice la sottana, mi ha detto lui, ma l'altra volta addirittura mi ricordo quando stavamo al Mangiaparole, mi pare. Sì. Ci ha fregato perché aveva parlato al singolare, mentre invece era un maschio che paese. Allora, a questo punto, neanche la sottana può essere un segno. Io ti detto, bene o male per quello che io continuo sempre a dare al suo. No, ma se sono un intervento. Se avesse letto solo questa magari sarebbe stato più difficile, no? Però sapendo che le tre appartenevano a tre autori diversi, magari anche per esclusione
certo. Almeno io. Si può silenziare cioè, la prima è stata lui, la prima la dava lui, non l'avrebbe data lui. Di conseguenza la seconda, anche per la frase che ha detto la signora, era di Giulia, okay. Quindi... Vediamo se abbiamo tutti sbagliato. Ok, sbagliato. Si parte dall'idea che uno sceglie una poesia che non è proprio nella linea. Certo. Anche perché io avevo trovato questo infinito nelle poesie di Rossi e quindi avevo escluso lui, ma non perché la poesia non mi ricordasse quel clima, proprio non mi ricordavo quel tipo di aggettivazione. Comunque. Ci divertiamo per questo. Quindi ribadiamo i nomi, Sappino è per. Sappino per Comandini. Di A per Rossi si chiama. Rossi. Ok. Lasciamo un po' di sasso. Abbiamo i tamburi, ma lo avete tirato fuori. Facciamo dalla regia un ruolo di tamburi. Che invitiamo ad alzarsi. Fra pochissimo. Fra pochissimo. Aspettiamo un po' di suspense, la sala. Ultimo volo, di sicuro la vivrei sbracciato, pelle a pelle col mondo quest'ultima mia estate. Vagherei posando, stuzzicherei ubriaco, infinite sottane e innumerevoli baci, come un'ape in volo, senza impollinare fiore alcuno. Allora, però mi piacerebbe sapere anche tra i loro due. A chi apparteneva chi? A chi apparteneva chi? A cosa apparteneva quale? Esatto. A quando apparteneva chi? Lo facciamo, diciamo. Mi commuovo, continui. Via. E un'altra. E ho detto degnamente. Ascoltate. Sì, brava, hai ragione. Che ha detto veramente bene, pensavo questo. Grazie. E vorrei anche ricordare, sono interruzione, vorrei anche ricordare che i poeti non sapevano che avrebbero letto la poesia degli altri, è stato anche per loro un momento di granello terribile. Un esperimento. Cioè lei nella quadro ci sono un attimo il coro. Esatto. Allora io farei così, tanto dopo facciamo la fase del reading, però aspetta. Allora, ci sono abbiamo i premi. I premi. Quindi la poesia. Vincitore, quindi c'è il premio per il vincitore che va a Diana Caporso e dopo lo consegniamo e il premio di partecipazione che andrà a Sabino Carabino. Ma abbiamo anche dei premi di partecipazione per tutti coloro che hanno partecipato. In primis il nostro conduttore Fernando Della Costa. Aspetti un attimo, un po' di suspense. Che cosa c'è? Che so? Faccio vedere. Certo. Il premio è? Immagini e sogni. Anna Caporso, che ha vinto. È Giulio Caronia che si è classificato secondo. Premio di partecipazione in ordine alfabetico. Giulia Bertotto. Che cos'è? Grazie. Allora, sì, sono le facciamole vedere.
le raccoglie. Immagine sogni dei nostri concorrenti. In spirito di incontro, immagine sogni. Grazie. Ovviamente invitiamo a leggere e a scriverne. Grazie. Devo constatare la... Si metta a favore di camera. La prestigiosa proprio fornitura dei due, ultimi libri usciti. Sì, vero? Esatto. Questo vuol dire che hai delle cose. Devo fare i complimenti al vincitore perché ha messo infinito pure nella poesia vincente. È vero che c'è una coerenza stilistica, per cui non era un imbroglio, era proprio così. Aspetti, aspetti, dove va? Aspetta. È la persecuzione perché era così. Pure l'unica poetessa che mi è capitato di presentare con Anita Napolitano, ci va bene a presentare e a leggere poesie di Giovanna Iovi. Giovanna Iovi evidentemente stava con me. Quindi salutiamo, se Giovanna ci sta ancora seguendo da Londra, ciao no, Giovanna, il premio che abbiamo dato a Sabino è la tua plaquetta. Cambiato il parere, sbagliato, cambiato colore, apra
più indietro, più indietro. Perfetto. Allora. La guerra. Tieniti ai suoi piedi fra i gradini del ponte, eri che azzurrano nelle terre desolate. Pellegrini nudi rincorrono le strade guaste e oscure, in zigzag nella polvere fragile. Lo sposo mi dice addio, piegata insegue le vie cinerine in declivio. Che è stato della bellezza antica della valle, solenne di stornelli perenni? Mai più il suo segreto colpirà i miei fianchi. La lucciola alleggia verso l'orizzonte delle ossa. La guerra. Ponte a sus pies entre las gradas del puente. Flores de erizos azulean en las tierras desoladas. Desnudos peregrinos recorren las gastadas vías oscuras. Zigzaguean en la polvareda frágil. El esposo me dice adiós. Curvada sigo las calles cenicientas en declive. ¿Qué fue de la belleza antigua del valle traslúcido, solemne de villancicos perennes? Nunca más su secreto golpeará mis caderas. La luciérnaga aletea hacia el horizonte de los huesos. La poesia con Carmine Roma. Ciao a tutti. La mia vita è una flebile voce, un incerto camminare nella nebbia, una tela di ragno tessuta nel buio. La mia vita è un sospiro divino, un dorso solcato dall'altro. La mia vita è un andare a tastoni nel percorso di Dio. È un paradiso perduto. È un gelido soffio di vento che scompiglia la mia esistenza. E occhi di colmi di orrore e suoni di spaventosa esistenza. La mia esistenza è un sommesso pensare, è una mente ricolma di vecchie paure, un esitare di fronte alla credine, è un vascello disperso, è una speranza lavata dal tempo. La mia esistenza è un inconsolabile grido di pace, è una gioia vissuta in modo fugace. È una flebile voce, udita solo da un tremolo cuore. Bellissimo! L'indomani, l'indomani ti accorgi della densa buriana, la tua mente è immota e rievoca il vuoto pieno del blu notte, rimpiazza il mare sveglio dei miei pensieri. Il sol volto e la luna sospesa in terrazza a esprimere desiderio. Ti fermi, pensi e ti accorgi che il nettare dell'alveare è sempre più dolce, il rosso pregiato è per la buona carne e il bianco gustoso per il pesce prelibato. Sveglio sei di sole e di luna dormi. L'asprezza puoi fronteggiare col semplice sorriso di un giocherellone, ma l'indomani te ne accorgi, perché il giorno innanzi c'era lei. Abbracciala, baciala e caldeggiala. Fermo o pensoso ti accorgevi solo di lei. L'indomani comprendi che stringere insieme a te solo l'anima tua puoi, perché da stringere non c'è più nulla.
Questa sulla felicità. Felicità, quell'attimo di un arco infinito che vola via in un baleno e ritorna a volte. Non so esattamente cosa spinga due persone a legarsi. Forse la sintonia, forse le risate, forse le parole o magari i silenzi. Probabilmente incominciare a condividere qualcosa in più, parlare un po' di sé, scoprire piano piano quel che il cuore di solito nasconde. Scoprire di volersi bene, o forse accade semplicemente perché doveva accadere. Quello che so di certo è che riconosci l'amore dal tocco che ha sul tuo cuore e sulla tua pelle, e che sentire la mente che va in direzioni che non pensavi più riempie tutto il tuo essere di una grande voglia di vivere. L'amore travolgente, attendere l'attimo, il rispettare d'entrambi, l'ammettere chi ha sofferto per dichiararsi con il cuore e comprendere i propri punti di vista. La lontananza, la forza, l'amare interiore che si avvolge giorno per giorno, non avere paura che il tempo passerà, ma vivere la propria vita con amore che si profuma nella nebbia più intensa, allo spiraglio dell'infinito, può provare brezza più immensa della meravigliosa vita, d'amare chi tutto ciò può solo donartelo. Quindi non cercare la felicità, non la troverai, sarà lei ad aver trovato te quando la troverai. La felicità è un attimo di contentezza che oscura tutti i problemi, le inquietudini, le angosce che rappresentano il fardello della vita. È un attimo. E dobbiamo ritenerci fortunati quando ci capita. È merce rara. Prima di andartene, perché so che ci stanno salutando, sì. Avete un progetto anche con Sara, ce ne vuoi parlare un pochino? Sì. Siamo attivi nell'ambito artistico, facciamo dei video. Sara, ce ne aggiungi? No, niente, abbiamo visto delle esperienze artistiche che costruiscono un progetto di video art e si chiama No per di tempo. È uno slogan, però è anche un nome per un, diciamo, un progetto che interseca le varie arti del montaggio, video, musica, sperimentazioni di suoni e spoken word anche. Quindi, per dirla, abbiamo costruito delle rime baciate, fiabesche che si intarsano su musiche improvvisate. Sono su YouTube, chi volesse, non perdi tempo. E saremo felici anche di collaborare con una edizione di Scamontaggio per una proiezione o un intervento dal vivo molto breve, una performance musico-artistica crossover. Assolutamente ci organizzeremo. Quindi, per ricordare anche chi ci sta seguendo, siete sia su Facebook come con la pagina Non Perdi Tempo, sia sul canale YouTube, giusto? Benissimo, grazie di tutti, ragazzi. 2020! Tanti auguri! Grazie tanto, a presto, grazie! Allo staff! Ciao! Bravi! Bene, tra poco uno spazio performativo ed ora una canzone di Amedeo Monroe. Yeah.
sen, sens, senza, sensaz, sensazi, sensazione, sensazione, sensazionale, 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 sensazione, sensazione. Sensazi, sensaz, senza, sen, se, c, e, n, t, o, d, e, r, a, c, e, n, t, u, n, a. Della cantina canto, cantina della canto, canto della cantina. Ci du 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 ca, du 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 can, du 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 cant, du 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 canti, du 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 cantin. Do 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 cantina. Do 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 cantin. Do 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 cantin. Do 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 cant. Do 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 cant. Do 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 cat. Do 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 ch. Presso il Teatro Porta Cortese faremo Elettro Belli, scritti testi di Gioacchino Belli e musica elettronica. Susi Sergiacomo, Tonino Tosto, voci recitanti, io mi occupo di elettronica e piccoli strumenti a fiato non amplificati. Grazie a tutti. Un incontro musicale con Alessandro Grey Vision. Ah, vorrei ricordare anche che ci sono le proiezioni qui delle sue foto. Thank you.
che ci salutiamo dopo questa bellissima performance musicale, abbiamo appunto qui anche dei scatti fotografici, scattissimi fotografici, in questo caso sono soltanto tre, ma è possibile comunque vedere più delle tue, appunto, dei tuoi lavori fotografici, che in qualche modo anche rielabori. Beh, io, siccome mi piaceva questo effetto tela o arenina, muro, in alcuni scatti ho messo questo soprattutto per dare a loro una conformazione, cioè sono miei, nel senso quello è come una firma, oltre ad avere uno scatto vero e proprio, però non cerco di esaltare il colore, di fare, cioè si vede, quando sono elaborati si vede assolutamente. Cioè il lavoro che Grey Vision, Instagram, sì. Sì, sennò sì, ricordaci scatti... dove seguirci. Grey Vision su DeviantArt, cose vecchie, o su Instagram le cose più recenti. Ottimo, benissimo. E presto comunque faremo anche qualcos'altro insieme, uniremo anche magari, sì, perché c'è anche l'altro tuo lato, che è quello anche della musica elettronica. Musica strumentale che già abbiamo usato per insomma varie performance reading, anzi potrò accompagnare anche qualche poeta, come cercavo di fare prima, però non volevo disturbare con musica strumentale. E già mi è capitato una cosa molto bella, unire, cioè non è questo lo strumento, ma una chitarra elettrica, dove magari uso degli echi, dei delay che accompagnano e amalgamano bene la poesia, in qualche modo forse la valorizzano, non lo so, questo magari quello dire al pubblico. Però per me è un bel connubio, ecco, è importante cercare più forme d'arte. Grazie mille Ale, a grazie a voi. Seguito video Marco Pagliarin con Valeria De Gianfelici del team Mimì e Cocò. Chi è Mimì? Lui. Grazie mille. E adesso? Performance con Claudio Comandini. Mi ascoltate? Non è... C'è qualcuno? Mi ascoltate? Mi ascoltate per favore? Mi ascoltate? Mi ascoltate? Per favore, per favore, per favore! Ciao! Tutti questi pezzi che leggerò erano stati originariamente preparati
per una performance per voce ed elettronica, che però non ho presentato, vista insomma, un po' di difficoltà che in questa occasione sembravano corsi. Però diciamo, ho cercato di riassumere tipo di esperimenti, tipo di lavoro fatto con gli strumenti all'interno della vocalità, quindi in alcuni casi ho rismontato le poesie, ne ho spezzato la linearità testuale, ho cercato di valorizzare gli elementi sonori. Del resto una poesia si organizza intorno ai suoi elementi sonori, anche i suoi sensi fluttuano in qualche modo lì. E niente, e la prossima zona limite, questa nasce in una situazione di viaggio, era molto tempo fa, mi sono trovato sulle Alpi, era l'alba, non c'era nessun motivo per nulla, ed era perfetto così, cioè non si sapeva perché stavo lì alle Alpi, all'alba. E forse così è proprio questo, basta, di rompere i significati inattesi. Comunque, zona limite. Ho visto il, ho visto il mondo, ho visto il mondo ad, ho visto il mondo ad occhi, ho visto il mondo ad occhi chiusi. Ho sentito il gallo bestemmiare. Nel gelido rasoio di un mattino. Allora, andando avanti senza troppe spiegazioni. Sulla riva del mare, la madre al grembo stringe il figlio, stretto sul grembo, figlio stretto al grembo della madre, sulla riva del mare, il padre bagna sulle spalle il figlio, saldo sulle spalle, bagnato dal padre, sulla riva del mare. Il bar sulla spiaggia del mondo. C'è un bar nella roccia sotto il fuoco, nella polvere delle rocche ritroviamo. Nella spiaggia l'uomo di blune che forgia una volta un volto. C'è un bar sulla spiaggia del mondo, dove dorme nella roccia l'uomo dell'alba, risplendendo sotto il fuoco di due lune. Nella polvere che forgia la storia, tutte le rotte una volta si incontrano e perdendoci ritroviamo un volto. OMQ. ABITO. OMETE. Com'è? OFFESE. Offese. NGGO. Prego. SUPINO. Supino. FOS. Foschi. DESTINI. Destini. INQUINO. Inquino. TALAMO. Talamo. RUBANDO. Rubando. OZI. Ozzi. LIMONAI. Limonai. SANACATI. Smaccati. E R V I. Cervi.
d o p e r a i adoperai, l i r a lira, z o t e k a zot, s p u l t o spunto, s c e g l i e v a scegliera, a d o p r i adopri, a r g u t a arguta, f a l e m a falena, s i m u l i simuli, t e m a tema, b a d a bada, t r o v a l o trova, a c ha. Questa è andata a giocare a scarabello. Scientificamente di cui mi fu donata l'ultima copia lì in quell'occasione,
E niente, al di là della questione se esiste l'arte fatta da matti, se l'arte a fare l'arte sono solo i matti, se quello che fanno i matti è un particolare tipo d'arte, eccetera, eccetera, a me quello che mi sembrava particolarmente interessante è che qui ci trovavamo di fronte proprio ad un tentativo di evocare il mondo nella sua assenza, e questo in fondo è il compito della scrittura sempre. Per quanto riguarda poi la particolare visione delle cose che aveva questo Nannetti, Oreste Fernando, adesso vi leggo il mio report, che praticamente è un rimizzaglio dei testi scritti sul muro, di alcune cartoline da sua inviata. Anche di questo esiste una versione musicale che è stata pubblicata sul mio disco, e da qualche parte trovate praticamente, c'erano altre cose. Ad ogni modo, NOF 4, il matto di Volterra. Vengo a scriverti questa mia cartolina per farti sapere le mie notizie. Di salute sono ottime e così spero sia di te. Caro Giovanni, mandami qualche migliaio di lire per sbarcare il lunario finché mi trovo in questa cassa di salute. Finché non esco di fuori! Poi, alla mia uscita, quando lavorerò, ti rendo i soldi che mi mandi. Se non mi mandi niente, non ti do niente. Non ho altro da dirti che quando morirai, a me spetta la conservazione del tuo cadavere. Essendo il capofamiglia più forte in azioni e il più intelligente. Ti aggiungo altre notizie che sono giunte nel sistema telepatico. La cuce e il suono hanno la stessa lunghezza di corsa. La terra sta ferma e gli astri girano su una parte della terra. La terra va in cancrena! Cazzo in culo! Come seguenti, chiave mineraria del colonnello astrale francese, si possono trovare 15 razze e fusioni diverse, partendo da gradazione 4 andando a finire a gradazione 1. Rame, triangolo, 1, 6, 0, 0, rosso! Ottone, cerchio, 1, 7, 0, 0, giallo! Acciaio, quadrato. 1800 bianco carbonio, un quadrato molto più grande, 1900 nero quarzo. Buddha è vivente, stella perduta, stella nascente, Eva è l'albero di melo e vibera. I metalli, il legno, le ossa dell'essere umano e animale, e l'occhio e lo spirito si controllano attraverso il riflessivo fascio magnetico catodico. Sono materie viventi le immagini che hanno una temperatura e muoiono anche due volte. Sono moralista di spirito. Amo il mio, tutto il mondo è mio. Grafico metrico della mortalità ospedaliera. 10% per radiazioni magnetiche trasmesse, 40% per malattie trasmesse o provocate, 50% per odi o rancori personali provocati o trasmessi. Il passo chiodato avanza su tutta Europa senza contrasti territoriali. Noi siamo le colonne dell'università. Grazie. Grazie Claudio. Bene, allora, prima di salutarci volevo invitare qui Clerac a
parlare delle sue opere, perché presto faremo anche una mostra un pochino più ampia. Diciamo che c'è un momento di timidezza, perché forse è una delle prime volte che parli del suo lavoro. Sì, salve, ci ritroviamo qui. E niente, cosa dire, dei miei disegni in realtà sono ferma da un po', e quello che tiro fuori ogni tanto timidamente proviene da momenti di incontro con la bambina che è me, che ogni tanto insistono un po' e pretendono di emergere. Quindi speriamo che si riaffaccino nuovamente e che io riesca a fare qualcos'altro. E sicuramente ti mostrerò, visto che sei così carina da apprezzare. E grazie di avermi dato l'opportunità di spiegare qualcosina di quello che faccio. Ma i tuoi lavori sono, sicuramente questi sono lavori che abbiamo proposto qui, un pochino più giovani, diciamo. Sì. Logicamente ci sarà tempo, avrai tempo per poter lavorare quando logicamente avrai tempo per lavorare. Sì. E riprenderemo il discorso, perché vedrai che ovviamente è una sorpresa che faccio a lei, non proprio sorpresa, perché come mi guardi non vedo questo. Sono scherzo, sono scherzo. Ma faremo un lavoro tra immagini e poesia. Mi gradisci sempre, grazie. Grazie a te, grazie. Poeti che possono esibirsi? Sì? No? Volete? Non volete? Fanno? Sì? Dai. Che dite? Vai, 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 mando un po'. Ok, dai. Vai, vai, vai. Prima nebbia della pazza. Dice un poeta che il mondo non finirà in un clamoroso botto, piuttosto in un sussurro, in un sommesso piagnucolio, come un'estate quasi. Grazie. Gli angli sono l'anima dell'epoca pop, la sciabolata che smuove il fragore di sottofondo, che rompe nelle meccaniche collaudate. Il poeta è l'attore che recita se stesso, quando viene chiuso dalle pagine bianche, e la lacrima che colma le grinze, che ammorbidisce le spunte della carta strappata. Giglio folle nella folle goliardia di un esercito rosso. Ecco l'ultimo. Certo. Stare nei luoghi dei passaggi di stato, non appartenere né all'uno né all'altro, per fare di tutte le fioriture un'epifania. Un gioco pericoloso, le corsie preferenziali possono tradire e i trivi possono fare la falsa prigione, ma si può scoprire che non esiste un tradimento più dolce. Questa è una poesia che è stata selezionata in un'antologia per un premio dedicato a una raccolta dedicata a Eugenio Montale. Si chiama Entomologia comparata. Se io e te fossimo una coppia di scarabei eremiti, spargeresti intorno a me il tuo profumo di pesca, un balsamo galante di feromoni fruttati per conquistarmi. A nostro modo saremmo felici. Ne ho un'altra che vi leggo perché presede. Grotta buia di spazio siderale, cosmo in seno minerale, luogo non locale in cui si annida la coscienza fatta corpo di Via Lattea, spirito fatto bimbo universale, carne di creazione, mangiatoia di redenzione, amore eterno, nato pesce, asino, atomo e agnello. Grazie. Dura soltanto 2 ore e 40. Basta, che fortuna!
No, vi saluto con una breve poesia performativa che si intitola Technology. Invasioni ultracorporee e avvolgono l'essere nello spazio vuoto del giorno dopo. Un limite temporale ingurgita rami di entità macchinose, crepuscolo di un futuro senza DNA, evoca santi ammassati su macerie tecnologiche, mentre l'indomani entra tranquillamente da una porta USB. Thank you.
Thank you.